Born from the ashes. Born from the ashes.
È pronto, vuol dire stai zitto, però che sto mantenendo l'online, cazzo. Ah, Pronto, eccoci, siamo pronti. Per colpa di Simone, adesso avete sentito tutto, però eccoci qua. Sorpresa, Simone Magni. Dall'inizio, non so per quanto, visto che è in una località sperduta del mondo. sì, sono in un campeggio in Corsica. In questo momento sto camminando verso il maxi schermo per vedere probabilmente un posticipo del campionato francese. Ho letto un bellissimo tweet oggi su tuo figlio, ma quindi la tua idea è che tuo figlio esca da solo e vada ad incontrare donne in questo momento? Beh, probabilmente sì, avrà una vita sessuale molto più ricca della mia, nel resto dei suoi anni. Sicuramente in questo anno e mezzo ha già fatto più di me in 38 anni, devo dire. Grandissimo, non era difficilissimo però. Ciao a tutti, ciao zio, ciao Red, ciao Jim, ciao Jim, non ti leggo più con sto cazzo di giallo fosforescente. Ciao Matto, ciao De Benzo. E salutiamo anche l'ospite di giornata che è niente poco di meno che Top Dog, Buonasera a tutti. che è qui per festeggiare. Perché ho messo Skype, scusate? No, qui per festeggiare lo scudetto del Napoli. Mamma mia, di grasso. E quindi direi che ci sta un i ragazzi della curva B, così mi faccio subito bannare da YouTube Mamma mia. in tuo onore. Attenzione, parte. Bravo Simone, ci sei. Sei contento che ti ho fatto sto regalo? Di far ripartire falli da dietro? No, gli ho fatto partire i ragazzi della curva B. Eh sì, io non Tu vedo e non non puoi sento sentirle, è nulla. vero, perché tu non ci Eh sei. no, No, dicevo a infatti, Toppo, quindi. infatti. Appunto. Sentite, siamo pronti. Allora, non so neanche chi più che gioca oggi, perché mi sono un attimino perso nel solito marasma. Tutte tranne le squadre che contano, cioè Napoli, Lazio. Esatto. sentite, no. Cagliari Sassuolo, Fiorentina Chievo, Frosinone Bologna, Genoa Empoli, Inter Torino, Udinese Sampdoria. Vogliamo commentare un attimino la notizia del giorno prima ancora della giornata calcistica, cioè che Strootman è stato venduto, pare quasi sicuramente al Marsiglia? Ah sì? Non lo sapevi, La mia no, vero? assolutamente no. Ho scoperto oggi però che veniva chiamata la lavatrice, la cosa mi ha fatto molto ridere, devo dire. No, la lavatrice è verissimo, lo sapevo anch'io, assolutamente. Bel soprannome, tra l'altro. Secondo me è abbastanza ingiustificato perché ha fatto una buonissima stagione alla Roma. Ma insomma, non Poi è così. stato infortunato però. È stato infortunato, sì, ma beh, cioè, la stagione buona l'ha fatta, mi sembra, dopo, non prima. A Ah, quanti ok, fa. soldi è stato venduto? Le notizie sono abbastanza vaghe. C'è chi dice 25, chi dice 28, chi dice 30. Cioè, Allora sarà comunque. vero. Allora sarà vero. Neanche tantissimo, eh. Beh, c'ha un po' di anni, credo. Lui va a prendere, pare, 4,5 milioni a stagione. Tifosi della Roma avvelenati. Ho preparato infatti il sito giallorossi.net. Roma tifosi rivolta, Strootman non si tocca. Credo prima che fosse già venduto alla grande, insomma. Esatto. Allora, C'ha attenzione. 28 anni, eh. Allora. Intervengo live dal maxi schermo del campeggio che oggi ci propone Villarreal Barcellona. Come tipico in Francia si guarda il Barcellona. Ma Ne sono credo solo sia tre. Villadoid e sia di ieri. Ciao il gringo! Perché incredibilmente ho visto anche quella. Credo che la parola rediffusione in francese voglia dire replica a questo punto. È sempre bello imparare cose nuove. Tanto stanno giocando su un campo di patate. Ne avrei parlato perché ieri mi sono vista anche quella. Ciao il gringo! Hai visto che campaccio? E aspetta, me ne sono allontanato visto che una replica non mi interessava, Allora, stavo durante la disturbando telecronaca su la DAZN, che sul calcio spagnolo incredibilmente saltava meno. gente. Forse perché. Ah, è vero, fa cagare. Ci sono degli No? zolloni che neanche San Ma Siro tipo che nel la 90. palla salta mentre stanno giocando. C'è una roba che raramente ho visto in Italia. San Siro appena dopo i mondiali del 90, faceva più o meno cagare così. Allora, intanto ci fanno sapere che Dzeko è chiamato il cigno di Sarajevo per Van Basten. Cioè, perché Sì, Van Basten immaginavo. lo prendeva per il culo Dzeko, non ho capito Vabbè, esattamente. perché c'ha quelle movenze eleganti, è vero che Dzeko però ha una sua eleganza di movimento quando vuole, un po' più pesante di Van Basten, ma proprio quel filino, però. Ah, Dzeko è come Van Basten, cioè è veramente una cosa del genere. No, no, no. Ciao, Toio Sezio. Sì. Complimenti a chi ha avuto questa brillante idea.
di dire questa minchiata, insomma. Perché c'ho un caspita di video? Ah, ok. Perché ho messo video YouTube, lo posso togliere. Io mentre faccio partire intanto Roma-Atalanta, in cui io giocherò nella parte della Roma, che sarebbe la partita del lunedì che io gioco con FIFA, partirei a parlare di calcio. Simone, vuoi partire tu, che sei più instabile e quindi a rischio, con Juve-Lazio, la prima di Ronaldo? A do cazzo giocate voi, allo stadio della Juve? Adesso, mi spiace esordire così in questa nuova stagione di falli da dietro con una figura di merda, ma io non so nulla di pallone, credo, dalla finale dei mondiali. Ho visto 3 minuti di campionato, che sono stati l'inizio della Juve, poi ho segnato e ho detto, vabbè, scudetto nostro con la Lazio, con il Chievo, scusa. Scudetto nostro, ho spento tutto e mi sono disinteressato della cosa. Vedo che purtroppo abbiamo buttato via centinaia di milioni per una pippa che non ha ancora fatto neanche un gol in 2 partite. Stai parlando di Cristiano Ronaldo. Allora, ovviamente. Io ti dirò una cosa che però è assolutamente insopportabile. Anzi, in effetti sono venuto qua per sentirmi raccontare la partita da te. Adesso te la racconto, però secondo me la cosa che più mi ha dato fastidio in assoluto sono i telecronisti. A parte, non so se hai visto le interviste che fanno in questo periodo, in cui chiedono agli allenatori tipo dell'Atalanta se c'hanno un'emozione a giocare contro Cristiano Ronaldo. Giuro, eh? Sì. E ti assicuro che il tenore delle telecronache, ieri c'era Trevisan, tra l'altro Sosso Giallorosso, o Trevisani, adesso non mi ricordo, insomma, però faceva la trasmissione Marione.net, quindi c'è, cioè, di Marione su Radio Romana, quindi posso lasciare intendere. E veramente c'era un tifo per Cristiano Ronaldo fastidioso, ma ti giuro, non sono uno che ce l'ha con Cristiano Ronaldo, anzi, sono molto contento del suo arrivo in Italia, ma ogni pallone che tocca, sentire sta pippa di dire "Ah, che pallone!" Ti giuro, così. Eh sì, sì, va un attimo normalizzato il fenomeno Cristiano Ronaldo. Ma da quant'è che stavamo qualche, con Cerci d'Italia? Ancora. Da quant'è che? Che stavamo con Cerci d'Italia, che appena abbiamo visto un giocatore di calcio abbiamo perso la testa. In effetti io una roba così la ricordo solo con l'altro Ronaldo quando arrivò all'Inter. La stessa attenzione. No! Sì, sì, tante... No. No, sì, sì, no. Mi ricordo chiaramente che all'esordio di Ronaldo tutti si aspettavano il gol di Ronaldo, anche lì, poi ne segnò 2 recoba. Sì, però io mi ricordo che Ronaldo non arriva alla Lazio, cioè non mi sono neanche eccitato a morte quando è arrivato, perché in quel momento ne arrivavano 20 a stagione. E quando è arrivato, vabbè, pazienza, abbiamo preso un altro. È vero che c'era una ricchezza diversa, in questo caso è proprio più un oasi nel deserto l'arrivo di Ronaldo. C'è un attimo illuso l'Inter, che stava per far arrivare tipo Modric. Ecco, datemi bravo Simone, se riesci a darmi degli interventi. Ah, tu dici sul mercato. Se qualcuno riesce a darmi top dog, certo, degli interventi sul campionato, qualcosa che succede, dammeli, perché io in questo momento sto facendo Roma-Atalanta con FIFA, devo parlare della Lazio e devo soprattutto cercare di far vincere l'Atalanta, adesso che ci penso, perché non ci... punteremo alla super goleata. Vado contro la mia porta, a sorpresa. Però non tirano, non importa. Comunque, Juve-Lazio. Lazio che mi ha fatto ben sperare rispetto alla partita col Napoli, che secondo me era stata in cui veramente era stata inguardabile. Il Napoli ci aveva abbastanza dominato, pur non è risultato stavolta. Ma ci sono state partite in cui abbiamo perso molto peggio, che secondo me avevamo giocato meglio dell'altra volta. Ho visto il Napoli assolutamente superiore, e quando ha alzato i ritmi ci ha preso a pallonate. Con la Juve meno. Devo dire che ha creato anche qualche occasione in più. Poi ovviamente la difesa della Juve, tutti parlano di Cristiano Ronaldo, ma la Juve con Bonucci è diventato un fortino, eh? Non è facilissimo attaccare la Juventus in questo momento, mentre l'anno scorso qualcosetta te la concedeva, sinceramente. Quindi si è messa lì, ci ha provato, anche dopo l'1-0 ha resistito benino. Purtroppo sul 2-0 ha proprio smesso di giocare a pallone, e non so se sia un problema fisico o mentale. Pare brutto partire con 0 punti dopo 2 partite, però erano Juve e Napoli, insomma. Cioè, ci avevate anche un calendario un po' così che ve lo concede. Sì, non è bello, perché poi a Roma partono le critiche, lo dico merda, lo dico no, quindi secondo me qualcosa ti toglie, cioè comunque partire così male. Già nei giorni in cui era uscito il calendario, per motivi oscuri, ho beccato una trasmissione sulla Lazio alla radio, mentre andavo in macchina da qualche parte. In Croazia? E già c'era ma per il calendario è uscito quest'estate, quando ancora lavoravo, quindi ero in Italia, credo fosse Radio Sportiva o qualcosa del genere, e c'era questo piagnisteo, questa disperazione per questo inizio difficile, quando in realtà poi
le prime, cioè sono le prime due giornate di 38, quindi anche se le perdi tutte e due, sti cazzi, nel senso, sono due partite che ci sta a perdere. Sì. È una fase di campionato in cui ancora ci si registra, tecnicamente con le squadre di Allegri è anche buono beccarle all'inizio rispetto a beccarle a gennaio. Esatto, sono d'accordo, infatti, ma non state malissimo, io parte col Chievo, un momento di calo, però più quadrati del solito. Infatti la notizia negativa per voi è quella lì, nel senso che avete perso Maluccio, mi risulta, non avendo io visto la partita. No, con la Juve dici? Sì, avete perso nel senso nettamente, l'anno scorso stesso periodo ci avevate legnato, se non ricordo male. Avevamo vinto a Torino, sì, con rigore sbagliato di Dybala al 90esimo, intanto ciao 5, Idi non sono, vaffanculo. No, però... era stata anche una prestazione secondo me abbastanza casuale, se mi ricordo la Juve a un certo punto si era mangiata un paio di gol, Higuain aveva preso due traverse della Juve, insomma no, secondo me sì. Partita degna e fa un grandissimo gol Pjanic a sbloccarla, altrimenti per la Juve non era facilissimo, perché incredibilmente Wallace cercava di far meno minchiare del solito ieri, ha fatto una bellissima prestazione e non l'ha fatta vedere mai, proprio mai, a Cristiano Ronaldo. Acerbi, buono. Che però una pipa, abbiamo detto, 100 milioni buttati via, quindi facile per Wallace in realtà cavarsela così. Attenzione, tifosi della Roma, incredibilmente va contro, va là, attenzione, e ce la fa l'Atalanta, mortacci suoi, ci ho provato un sacco. Non è una pippa, è un affare particolare, comunque grande entusiasmo, grandi soldi, cioè sono convinto. Intanto che Inter sta vincendo 1-0. Attenzione, grazie mille Top Dog. Genova 1-0. Ma che ora sono iniziate le partite? Non iniziavano alle 45? 30. No, quest'anno alle 8:30, è cambiato. Eppure l'Udinese sta vincendo un'altra. E quanti cazzi, però mi devi da uno per volta, a me poi da quattro insieme, top. Fai il tuo lavoro. Io sto cercando di far vincere l'Atalanta qua. Comunque, no, Juve meglio del solito inizio stagione, comunque la Lazio, secondo me quest'anno è più quadrata, ecco dov'è. L'anno scorso c'aveva quei problemini in difesa che non aveva registrato all'inizio, in cui veramente ti concedevano dei gol. La Lazio fece due gol in 2 minuti a Torino, non so se ti ricordi. Rientrando dal secondo tempo, perché proprio c'aveva dei buchi, delle prestazioni che non aveva ancora sistemato. Quest'anno con Bonucci è quadratissimo, cioè Chiellini mi ha fatto una grandissima. Probabilmente avrà dei problemi la difesa nel coprire i vari esperimenti di Allegri da centrocampo in su, perché cercherà una quadratura davanti che lascerà scoperta un po' dietro la difesa. Questa volta con voi è andato più sul sicuro, se non ho interpretato male le formazioni che ho visto. Beh, però gli ha fatto una partita orribile da Glascossa, terribile. Poi quando ha cambiato mettendo gente più veloce, non mi ricordo se è quadrato, comunque si è ripresa, insomma. Comunque è più forte, secondo me ci stanno ancora 2-3 categorie di distacco tra Juve e Lazio. Poi la Juve c'è questa cosa che già l'anno scorso era vera e che quest'anno sarà ancora più vera, che è una panchina devastante, nel senso Allegri può permettersi di mettere giù una squadra che per 60 minuti palleggia, poi ne mette dentro 3 fortissimi, freschissimi, un po' come si faceva in PES ai tempi, ed entrano quelli lì con velocità 9 e freccia verde e spaccano le partite. L'anno scorso ne ha vinte tantissime così e quest'anno credo che lo farà ancora di più e sin da subito, perché ha la panchina per farlo. Una domanda della chat, poi torniamo sulla Juventus anche in ottica scudetto. Quest'anno punto su Immobile a Fantacalcio? Tu punti su Immobile? No, lo chiede qualcuno dalla chat. Scusami, non vedo l'interfaccia dei nostri ascoltatori. Intanto Cagliari Sassuolo 1-0, incredibile! Allora, è ricca di emozioni, la diretta in contemporanea. 1, 2, 3, 4, 5 gol, è cominciata da 5 minuti e partita, da 13 minuti. Chissà cosa sta facendo il Barcellona col Valladolid intanto, potrei riavvicinarmi a Maxi Schermo. Non succede un cazzo perché segna tipo al 70esimo il Barcellona. Attenzione anche la Fiorentina, incredibile! Con un giocatore che non conosco, chi è questo ragazzino? Vabbè, adesso arriveremo anche. Facci sapere chi ha segnato la Fiorentina. L'altra domanda mia sulla Juve, e poi passiamo a Top che ci parla un po' del Napoli. A te quanto pensi che l'affare Higuain sia uno svantaggio o un vantaggio per la Juventus? Allora, per la Juve non è uno svantaggio all'atto pratico, nel senso che avevamo un attaccante in più. Che gol la Fiorentina, cazzo. Ragazzi, buonasera, buonasera ragazzi. È arrivato. Ok, posso andarmene allora. Ma infatti ho detto: mo non interrompo. Poi ho sentito che era Simone che stava parlando. Ho detto: no, devo fermarlo subito. Perché sta facendo qualche cagata sulla Juve. Dopo ti ho preparato un regalo sulla Juventus, Simone. Mi dispiace, Fabio. Mi dispiace che Simone non possa vedere.
Comunque, continua un attimino su Higuain. Stavo dicendo, allora, Higuain era abbastanza di troppo nella formazione attuale, per qua, cioè non tanto nella formazione quanto nel bilancio probabilmente, perché l'affare Ronaldo ha abbastanza abbassato la cassa e quindi bisognava in qualche modo liberarsi dell'ingaggio di Higuain. Però possiamo fare senza. Spiace averlo dato al Milan, spiace averlo dato per poi non tantissimi soldi. E, non tantissimi, diciamo, sono 55 milioni per uno dei 33 anni, ma che cazzo dici? Al Milan comunque 200 milioni per... Ma secondo me al Milan l'è proprio mezzo in quadro. Anche se ieri l'ho visto bello in forma. Non ha inciso, però in forma, fisicamente sta benissimo. Diciamo che al Milan l'anno scorso serviva la punta e... Silva è andato a fare 3 gol alla prima in Spagna. Come, scusa? Silva è andato in Spagna e ha fatto 3 gol alla prima partita. In questo momento è soprammessi. Andre Silva, Simone. Scusate, non ho sentito. Chi è Andre Silva? Cotone! No, che non ho proprio sentito che l'avete detto, c'è cioè una connessione un po' così. E sì, però l'anno scorso non rendeva, segnava solo in Coppa Italia, alla fine sono arrivato in finale, ne hanno prese 4, quindi peccato. Ma cosa volevo dire? Higuain, Marco, mi dice Higuain c'ha peso. Solo 30 anni? No, 32 dati, meno 32, no, 33. Forse potrebbe averne 3, abbiamo controllo. 32, c'era 32, vicino ai 33. Perché lo sai bene tu, Vincenzo, di quei... No, perdonami. Perché l'ho detto già diverse volte. Perché ci sei affezionato, credo, no? Ah, quando? Ieri c'era un grandissimo atteggiamento dello stadio a Napoli verso Higuain, di affetto per un ex giocatore. Riconoscenze. Se segnava, credo sarebbe venuto ad incularvi le mamme uno per uno, probabilmente. Dicembre 87, Higuain, quindi... A 33. Cazzo, c'ho ragione io allora. Invece per la Fiorentina, Fabio ha segnato... Volevo chiudere il discorso, fammi chiudere il discorso perché l'affare Milan-Juve c'è stato anche il passaggio Bonucci-Caldara, che è piaciuto poco alla tifoseria, però a me piace. Esatto, nel senso che, ok, Caldara, prospettiva e tutto quanto, forse uno scambio alla pari dal punto di vista economico poteva non starci, ma chi se ne frega, perché tanto i soldi non li metto io, e Bonucci è sicuramente forte, nel senso, l'anno scorso merda, l'ho odiato, adesso che è tornato, sciacquatevi tutti la bocca di fronte al grande Bonucci. Tornato il difensore più forte del mondo. Esatto, l'ha già messa alla prima di campionato, io non avevo dubbi che avrebbe segnato tipo prestissimo, e quindi va bene così. Adesso poi se Caldara si rivelerà il più forte difensore italiano dei prossimi 15 anni... Forse gli hanno dato autogol quello, non è gol di Bonucci. Vabbè sì, ok, comunque ci siamo capiti. Però se vuoi vincere subito... Secondo me Bonucci è la scelta più sensata. Sì, nel senso hai spostato il rischio sul Milan, ti sei preso uno forte che sai che almeno 2 o 3 stagioni ancora te le fa, se non di più, perché i difensori centrali comunque hanno una vita lunga. La difesa della Juve andava un attimo svecchiata, nel senso che sono quasi tutti vecchi, a parte uno di cui non mi viene il nome, di cui ci volevamo liberare quest'anno, Rugani. Ma che ci siamo. Rugani, esatto. Tanto l'Udinese, però... esultanza assolutamente ridicola. Ma c'è un attimino un caso, scusami Simone. Ragazzi, ripigliatevi, quindi fa 31 anni a dicembre. Cioè, qual è la verità? 87 sono 31 anni, non sono 33. Abbiamo detto 33. Cazzo, è giovane, è in giro da 170 anni. Sì. Sarà che c'è quella fisicità da bonzo che probabilmente... sì, sembra... Ma sembra formissima quest'anno in realtà. È vero, quest'anno si è presentato giovane, ha detto, probabilmente ha passato l'estate dicendo mi gioco il posto con Cristiano Ronaldo, per cui voglio arrivare tonico, e infatti è arrivato, finito. Ha fatto un gol a Milenkovic della Fiorentina, spettacolare. L'ho detto, infatti volevo chiedere a te, chi cazzo è Milenkovic? Ma guarda, era un difensore centrale che prese l'anno scorso, che aveva fatto... qualche parte della seconda parte della stagione. Poi Coso là, chi è? Pioli, oh, l'allenatore. Lo sta facendo giocare terzino, sulla un po' più laterale. Ma ha fatto... Era una discreta pippa. Ma vabbè, questo gol non è che lo rende un fenomeno, però bello, bello proprio. Ha fatto un bel gol. Intanto io ho pensato che a FIFA posso far giocare il computer e così la gente si gioca al picchetto invece che giocarla io, rompermi i coglioni. Sì, infatti meglio, questa cosa la volevo già dire, perché non l'hai fatta già la settimana scorsa? Perché non mi è venuta in mente e tu dici solo minchiate invece di dire le cose intelligenti, probabilmente è quello. Volevo vedere se ci arrivavi da solo. Grazie.
Mamma mia, l'udinese che cosa ha mangiato. No, Top Dog, facciamolo parlare il nostro graditissimo ospite Top Dog, Vincenzo Salese. Napoli, che ok, 6 punti in 2 partite. L'altra settimana mi sono addirittura esposto dicendo che addirittura siete favoriti per lo scudetto. Unico. L'ho detto. Non c'è stato. Non mi ricordo sta cosa. Come no? L'ho detto, cazzo, sei scemo. L'ha detto. L'hai detto perché volevi andare fuori dal coro. Sì, è vero. No, non è che ha detto che era fuori dal coro. Detto perché tutto sembra troppo scontato verso la Juventus. E perché De Laurentiis, che tutti gli hanno dato della merda, e vince lo scudetto, secondo me è proprio una di quelle cose che la vita è talmente brutta che deve assolutamente succedere. Tanto raddoppio anche del Genoa con Kouame. No, il Genoa. Genoa salvo, quindi? Praticamente sì. Senti, Napoli, però, solita partita da Napoli stronzo ieri. Cioè, no, le partite che ok, una volta la riprendi, però poi 2 volte su 3 non la riprendi. Una squadra forte non va a fare quelle figure di merda in cui per un tempo e mezzo quasi... Anzi, no, è partita bene, dopo però ha giocato per 30 minuti e non ha giocato a calcio e comunque in difesa c'avete grossa crisi. No, vabbè, diciamo che il Milan ha giocato bene per 50 minuti. Si è difeso bene, no, che ha giocato bene. Si è difeso bene per 50 minuti. Ha fatto 2 gol belli proprio il Milan. No? Sì, sì, 2 tiri, 2 gol ha fatto, praticamente. Però il Napoli non ha fatto neanche quelli più o meno, cioè non è più o meno. Però poi se vedi il tabellino finale, sono Ho capito questo, però sì, però è bravo, sono d'accordo con Fabio e quindi sono un po' arrabbiato con te, Top Dog, ma a guardare i tabellini con Sarri non vi siete rotti i coglioni che poi vince sempre qualcun altro? No, ho detto se vedi il tabellino finale, vabbè, insomma, comunque beh, sì, ma diciamo... i tabellini finali, mo ti insegno una cosa però Enzo, i tabellini finali calcolano come tiro anche quando, per esempio, sulla tre quarti un giocatore tira e prende l'arbitro o un difensore e poi ritira. Vabbè, dopo sul forum posto un'immagine, ti faccio vedere una cosa. Vabbè, comunque, al di là di questo, io dico vabbè, la comunque... grande... Poi faccio parlare Enzo, la più grande mossa di Cosola, come si chiama, Ancelotti, è stata smettere di giocare in 10, perché ha tolto Hamsik, ha detto giochiamo un'altra volta, ristabiliamo la parità numerica, e il Napoli là a quel punto... Però adesso mi innervosisci l'ospite con queste accuse ad Hamsik. Perché Hamsik in 2 partite è stato il peggiore in campo tutte e 2 volte, al di là di qualche errore dei difensori è stato proprio inguardabile. L'ho fucilato. Gli ha cambiato anche ruolo però, perdonami, non ha... indietreggiato tanto. Enzo lo sa che là non ci può giocare perché non ci ha fatto. Vabbè. Senti, vai, Vince. Intanto non ho capito perché Martens in panchina. Martens. Vabbè, perché è tornato da poco dalle vacanze mondiali. Vabbè, parlaci su Napoli. Lazio-Napoli e Napoli-Milan. Che comunque sono 6 punti contro 2 belle squadre. Vabbè, parlo del Milan, dai. Del Lazio, perché la Lazio sarebbe una bella squadra che fa cagare. Oh, madre. Ma Vincenzo, perché in questo nuovo corso di falli ci siamo tenuti, Fabio, ricordamelo? È perché c'è solo lui che arriva alle 8:30, cazzo. Voi siete un po' indecisi. Dovete essere più puntuali voi. Cioè, la vecchia edizione è andata in malora perché lui non si presentava mai. E adesso è quella serie. Adesso è quello serio. Appena riusciamo a trovare un equilibrio e ci siete, lo prendiamo a calci. Ecco, prenderà che poi che tanto qua il Genoa rischia di fare il terzo. Mi fate parlare Top Dog sul Napoli, cazzo! Siamo arrivati al 25esimo. Allora, diciamo che i primi 50 minuti con la formazione a specchio Gattuso. No, partiamo dall'inizio, Top. Commento sul calcio mercato. Vincenzo che lo interrompi. Lo so, però dobbiamo fare un commento sul Napoli globale. No, non ho capito la domanda. Che hai detto? Scusa. Parte dal calcio mercato. Parte all'inizio, dalla Serie C. Non c'erano neanche i palloni. Vabbè, comunque... No, vabbè... Il Milan all'inizio diciamo è riuscito dopo i primi 15 minuti alla Bonaventura a fare un gran gol. Dopo il Napoli diciamo che il primo tempo non è riuscito a creare tante occasioni. Poi la ripresa subito. Ma ti ho detto parla del calcio mercato, ma hai ignorato, non ho capito. Ah, il calcio mercato! No, non l'avevo capito. Allora, fai un po' come cazzo ti pare, Top Dog, guarda, non è un problema, decidi tu, parla di quello che vuoi. Vincenzo, non avevo capito, perché poi
Perché poi Fabio ha detto parlaci dall'inizio, allora pensavo che stavi scherzando. Marta Benitez, dai. Commento al mercato, poi c'è stata anche Lazio-Napoli, se vuoi dire due parole, e poi Napoli-Milan, ma non andare nel dettaglio della partita che ce ne frega il giusto. Dammi la tua opinione di tifoso su questa squadra di Ancelotti, su cui onestamente non crede nessuno. Vabbè, come tutti gli anni sono convinto. Comunque alla fine. E infatti come non vincete mai un cazzo, però. Non è che tutti gli anni però, nessuno crede in noi e poi alzate le coppe. No, non credo in noi che ci mettono sempre quinto, sesto. Però non è vero. Insomma, come questa. Napoli da molti era dato anche favorito rispetto alla Juve. Dopo che se n'è andato Bonucci. Ma quest'anno già ci hanno dato che Inter e Milan sono superiori al Napoli. Quest'anno non li considerano, ma perché? No, aspetta, no, il Milan non l'hanno mai detto. Che l'Inter avesse fatto un ottimo mercato, questa è una cosa abbastanza... Sì, però che già hanno recuperato i 30 punti dell'anno scorso. Su quest'anno sono d'accordo che in generale c'è una sensazione della stampa, che però non ce ne frega il cazzo della stampa, in cui più o meno il Napoli sembrava essere scesa di posizione. Questo perché, sì, ma anche però onestamente non ha fatto mercato e quindi quello era un po' il problema. Non è che non ha fatto mercato, ha rimpolpato la panchina, perché secondo me Verdi e Ruiz sono due buoni acquisti. Sì, no, ma quella è la più grande incognita del fatto che, oddio, sono due ottimi acquisti. La stronzata l'ha fatta togliendosi Inglese, che ora c'hai solo Milik di nuovo. Come tra l'altro l'ho visto giocare oggi in che partita, che ha fatto un paio di cose ha fatto un paio di cose belle. Comunque, domanda di 5 per te, Top Dog. Domanda secca però, il Napoli dopo questo calciomercato è più forte dell'anno scorso? Ni. No, non è una risposta secca, è una risposta da stronzo. Dai. No, ti sto dicendo, è più forte. Sì o no? E non è forse, sì o no? Secca, prendi posizione, cazzo. Sì. È più forte, ok. È perché ha perso Jorginho, però te l'ho detto, ha preso Verdi. Ha preso Verdi, come si chiama? La Ruiz e Ancelotti. Che Ancelotti, secondo me, è il... Attenzione, è stai rinnegando Sarri? Non sto criticando Sarri, però come ieri, per esempio, Ancelotti ha saputo leggere la partita. Perché sul 2-1 per loro, subito ha inserito Mertens e abbiamo giocato col 4-2-4. Oppure poi dopo un po', quando abbiamo pareggiato, è passato al 4-4-2. Con Sarri invece giocavi sempre con lo stesso modulo in realtà, solo che due vanno un po' più indietro quando attacchi e quando difendi. Però con Sarri tu giocavi sempre solo col 4-3-3. Sì, questo sì, vabbè, questo era un grande limite di Sarri, che però... Certo, diciamo che Ancelotti legge meglio le partite. Okay. Ancelotti ha molta più esperienza e varianti tattiche, questo sicuramente. Poi il Napoli in realtà comunque sta continuando sulla falsa riga. No, ma forse lo sai che cos'è? E poi tiene tutti i giocatori a stecca, diciamo che cerca di coinvolgere tutti facendo giocare anche giocatori che sa... Che è uno dei grandi difetti di Sarri, su questo sono d'accordo, però questo non lo puoi dire Ancelotti dopo due partite. No, sì, perché per esempio Verdi non è che ha giocato, per dire. No, Verdi e Ruiz non hanno giocato nessuno. Appunto, due acquisti probabilmente non hanno giocato, tre nuovi acquisti, che pure Malquit. Vabbè, però ieri come si era messa la partita, lui stava per far entrare Onas, però poi alla fine per colpa che si era fatto male, come si chiama, il difensore, il terzino, ha fatto entrare Lupetto. Sempre 5 Ancelotti in pratica si è comportato come quando perdo a PES, 4 attaccanti, che era un po' l'Olin di Mourinho. Simone, la cosa di Mourinho, ho detto in realtà la grande la mossa è stata semplicemente giocare 11 contro 11, è stata questa la grande differenza. Fabio, c'è il conduttore che sta facendo una domanda a me. A lui, quindi devi stare zitto. Allora, che vi perdete nella tattica, la tattica non frega un cazzo neanche agli allenatori, sanno pure loro che sono stronzate, Fabio, veramente, tu sei ancora lì, 4-4-2, 4-2-4, i giocatori si spostano in campo, non è il modulo. Allora Simone, tu un po' il mercato l'hai seguito, non avrai visto le partite, ma un po' l'hai seguito il mercato. Vagamente, sì. Quanto pensi che il Napoli possa competere con la Juventus, se la Juventus non si addormenta lei, cioè se fa 60 punti è un altro discorso. Ecco, come si dice, la variabile è quella, la Juventus, nel senso che il Napoli non è cambiato tantissimo come uomini, è cambiato come allenatore, ma non era messo male come allenatore, quindi secondo me non ce la fa alla fine.
Poi la stagione è lunga e dipende come andrà la Juve, come andrà la Champions, quante energie la Juve investirà in Champions e quanto andrà avanti. Sulla carta no, perché comunque la Juve si è decisamente rinforzata, mentre il Napoli non molto. L'anno scorso eravamo avanti e quindi dovremmo rimanere avanti anche quest'anno. Il calcio poi non è matematica e può succedere di tutto, ma no, il Napoli non ce la può fare. Dimmi. Non credo, per chiudere sul Napoli, non credo finirà male, cioè non credo che verrà recuperato dal Milan sicuramente, e sull'Inter non sono così ottimista, non avendo loro preso i nomi a centrocampo di cui si parlava, che gli avrebbero fatto fare un salto di qualità notevole. Tipo Modric, per dirne uno, ma anche solo Vidal. Il fatto che non siano arrivato nessuno dei due di cui si parlava, diciamo, non certo, ha migliorato. Vidal era lì a dire, torno all'Inter in Italia, oppure vado al Barcellona. Sai com'è? Ciao Stone. Intanto Fabio, ti ho messo un'immagine su Twitch, se vai a guardare, dedicata a te. Sono dei tifosi del Milan che sono entrati in campo con quello striscione negli anni 50. Comunque volevo dire una cosa. Ecco, Ancelotti questo porta in più a Sarri, che nei momenti critici, quando Sarri, diciamo che il Napoli, diciamo che l'anno scorso lo scudetto l'ha perso mentalmente, Ancelotti è un tipo che poi va a parte, ovviamente. Vabbè, togliendo quello, sto dicendo l'ha perso. Ancora ce lo teniamo questo qua, Fabio. Guarda, l'altra volta ti sei perso un complotto su Juve Chievo che lascia perdere proprio. No, a proposito, mi sono scordato l'altra volta, ma ci abbiamo un'altra possibilità su Twitch, che possiamo lanciare i sondaggi se vogliamo, Ah, figata. Tipo, quanto è stronzo Fabio? Su Twitter, non ho capito. Se tu ancora non hai capito cos'è Twitch, Fabio? Sì, mi sto spottendo. Ah, ok. No, perché ci credo io quando dici le vinchiate. Ma quanta gente c'è collegata a sentire questa una ventina di persone per questo. 20 eroi nel mondo in diretta, non sono neanche pochissimi su Twitch, vabbè, che fanno i miliardi, È un bel esperimento, dai. Allora, no, chi stava parlando? Stavo dicendo che Ancelotti porta una mentalità diversa da Sarri, che nei momenti critici penso che lui sia in grado di mettere tranquillità alla squadra. Però la Juve è più ma forte. Ma tu che cazzo ne sai ancora? Non è? Tu dici in generale per carriera? In generale. Per quindi la tu sua... dici che in Milan-Liverpool 3-0 lui ha tenuto la squadra... e questa è la sua stata la più grande qualità. Qualcosina Ancelotti l'ha vinto, dai, al di là di quella, assolutamente, di quella serata magica. Non è bollito come dice Fabio. Mamma mia, quella è stata uno dei momenti... È assolutamente un allenatore di carriera, però è in una piazza che non è la sua... proprio secondo me neanche proprio per storia sua di calciatore, che è una piazza... viene da Roma, ha giocato nella Roma. Che come effettivamente è una piazza un po' stronza da giocatore, sì, più o meno si somiglia, effettivamente siete gemelli. No, però da allenatore sicuramente non ha mai gestito, secondo me non ha mai allenato neanche una squadra così meno forte della più forte, come dire. Non inizio il Parma, Parma inizia. Sì, no, non che abbia fatto chissà che meraviglia il Parma. Però vinse 2-0 contro il Milan di Sacchi a Milano, Vabbè, grazie. Anche la Juve ha vinto una Coppa Italia in finale contro il Milan, campione d'Europa, con gol di Galia. Questo non vuol dire che... Vi vado a prendere Parma Ancelotti, scusatemi, secondo me era uno squadrone strepitoso, No, non mi ricordo, non ho memoria sinceramente, quindi. Non credo abbia ottenuto chissà che risultati pazzeschi, cioè per dire ha vinto di più Malesani col Parma rispetto ad Ancelotti. Grande, Malesani è un padrone però Malesani ha alzato una Coppa UEFA a Malesani. Rimangono due scudetti a quel Parma, non scordiamolo. Secondo me lì gliene rubarono chiaramente uno in modo abbastanza clamoroso. No, furono un paio, quello più clamoroso fu quello là di Parma, Juve, De Santis, bravo, Navarro, che io ero piccolino e non capivo perché avevano dato quel gol, l'ho capito solamente qualche anno più tardi. No, ma anche adesso non capisci. Quindi quello è bastato capire quello scudetto rubato al Parma, poi è finito alla Lazio, infatti. Tra l'altro, no, ma lui quello sta sbagliando, ce n'è uno, quello non c'entrava niente. No. L'anno prima, in uno scontro Parma-Juventus, ci fu un episodio molto clamoroso. Ciao Char, sì. Salve a tutti e forza Inter. Dice il Parma con Cannavaro, Durham e Buffon. Esattamente quello che ricordo io. C'è una squadrona. Ma il Milan com'era? Infatti arrivò al secondo forse due volte. Sì. Il Milan non me lo ricordo fortissimo in quegli anni. Però quello lì non era il Parma di Ancelotti.
Secondo me sì, invece, Fabio, ti stai sbagliando tu, Simone. Nel 98, mi sembra strano, adesso non ho a disposizione mezzi tecnologici. Parma per 98, guarda, te lo cerco io, perché qui siamo super tecnologici, qua 98-99 Wikipedia. Rosa Buffon, Pedros, Benarrivo Sartor, Rapolloni, Sensini, Fuser, Diego, quello della Lazio, Dino Baggio, Crespo, cazzo, Aspriglia, Veron, cazzo, Guardalbe, Stanici, Mussi, Bogossian e l'Assisi. Betti quella per allenatore? Allenatore? Ma hai detto tu l'anno, che cazzo dici? Scusa, pensavo fosse già sicuro che fosse quello suo. No, allenatore Malesani qua, infatti. Vedi. Tu no, ma Ancelotti lo allenò prima, ragazzi. Comunque, non era una grande squadra. Comunque, mi pare che era proprio all'inizio 96-98. L'allenò i due anni. Ancelotti a Parma, Collina lo espulse per proteste. Vabbè, mi sono un po' rotti i coglioni di cercare le cose. Sti cazzi, siamo d'accordo. Fabio, parlaci della, senza andare nel dettaglio sugli schemi che ci ammorbi il cane. Intanto, l'Inter sta ancora vincendo. Sì, ci parli un attimino anche tu di Napoli-Milan. Perché secondo te il Napoli, se non va sotto due gol, non comincia mai a giocare a calcio? Ma vabbè, sono cose che... Oh, attenzione, il raddoppio dell'Inter, in questo preciso istante, ha segnato Prezzo Skriniar. Dovrebbe essere... No, De Frey. De Frey, grande De Frey, attenzione. Attenzione, il tradizio. Flex di Vito. Ma che sì, cosa nel senso detto? Che stavano insieme proprio. Sì. No, vabbè... La partita, come dicevamo pure, accennava anche intanto attenzione qua sui maxi schermi, è partito Olympique Marseille-Rennes. Attenzione, 0-0, quindi non ti fanno neanche finire le partite? 0-0 al quarto minuto, vabbè era una replica di ieri, questa invece dovrebbe essere in diretta. Sì, attenzione, sì, no, cambio domanda perché non ce ne frega un cazzo del parere di Fabio Calcizio, se no ci ammorba il cazzo. Invece, proprio visto perché ha nominato il Marsiglia, Strootman che è andato al Marsiglia oggi, che mi dici di questa Roma? Ma è ufficiale? Alcune notizie lo danno già fatto, tipo la Gazzetta, altri no. Guardalo lì che sgambetta in mezzo al campo, no, non è vero. Però dice domani non convocato e oggi in conferenza stampa di Francesca ha detto c'è una trattativa. Beh, effettivamente, comunque, questo fatto che poi il mercato è chiuso in entrata, ma è aperto in uscita è una cagata fondamentalmente. Secondo me è peggio, hanno fatto una cosa per far partire il campionato che ha senso. Non ha senso così messa come Red 22 dice 28 milioni già fatta. Sì, però i giornali tendono a dirlo spesso con troppo anticipo. Sì. Tanto vi saluto. Da Antonio Pizzo, non so se sì, perché magari tieni in mente di volerlo vincere. Cioè, 20 ascoltatori, ma tutti grandi fan di calcio. Allora, se c'è Antonio, ti saluto con affetto. Antonio credo sia l'unico che non segue il calcio. Vai su Strootman, Fabio. Strootman, dai, Fabio, su ritmo. Che cazzo me ne fotta a me di Strootman? È la Roma, dici la Roma come pensi che sia messa in questo momento con la perdita di Strootman. Ma senti, l'anno scorso c'era Cristante che ha fatto veramente una bella annata. Io è vero che ha giocato molto spesso avanzato, però se tu comunque hai investito, mi pare hanno speso pure un bel po' di soldi su Cristante, giusto? Almeno sui 30 milioni, se non mi sbaglio. Non vorrei... credo abbiano speso parecchio, se vuoi adesso te lo cerco, intanto cerco. Ok, cioè dico comunque è anche giusto che tu certi giochi c'è il giocatore, magari cominci a farlo giocare un po' di più. Vabbè che c'è De Rossi che io sinceramente mettere tranquillamente in panchina perché ormai penso sia un ex calciatore. 5 milioni per il prestito, più riscatto fissato a 15 e 10 di bonus. Ok, quindi diciamo dai 20 ai 30 milioni praticamente. No, dai 25 ai 30. Ok, vabbè. Non hai detto 5, vabbè, comunque. Vabbè, sì, mi ricordavo che comunque avevano speso un po' di soldi. È giusto che tu magari ci punti su questi giocatori, anche perché comunque ha giocato bene l'anno scorso. Strootman non è certamente quello del primo infortunio, però comunque era un giocatore di qualità. Numericamente, vabbè, è vero che hanno preso pure Nzonzi, però comunque devi fare sempre tre competizioni, vabbè, diciamo due, che andare alla Coppa Italia non se ne frega nessuno. Io non me lo sarei tolto, sinceramente, quindi penso che numericamente sarà un po'... Soprattutto adesso, senza sostituirlo, hai perso Nainggolan, Sì, perché poi ecco, poi c'è Pellegrini che pure mi pare che sta mezzo infortunato. Lo United pensa già al futuro, nel mirino Lorenzo Pellegrini, così per far contenti i tifosi della Roma. Cioè, penso che li tengano proprio contati, perché pure Gerson, come si pronuncia, se n'è andato pure lui alla Fiorentina, quindi che ogni tanto va ci giocava quindi effettivamente la Roma sta un po' corta. Non credo che per Gerson si strapperanno un po' i capelli, ecco.
No, no, lo so, però sai, numericamente, quando ti vieni magari quelle partite che sono un po' più contro le scartine, magari la fai una coppia Gerson-Strottman, capito? Invece di far giocare i due titolari proprio, se magari la settimana dopo tieni Roma-Real Madrid in Champions, per dire. Non lo so. Ciao, Jedi! Non è molto... Alla fine non è manco detto che se ne vada. Boh. Allora, Mafo dice, è Pastore il vero rischio. Vincenzo, cosa ne pensi di Pastore? Guarda, sinceramente sono 2-3 anni che non gioca più con continuità, quindi non te lo so dire, però le qualità ce l'ha. Poi vediamo Di Francesco dove lo vuole far giocare. Già il fatto che lo vuole far giocare sulla fascia non è che vedo il suo ruolo. Sì, come mezzala ci ha giocato pure gli altri anni, però è letto come giocatore. Questo... Il problema sai cos'è? Che dietro tieni pure Kolarov, che è uno che attacca molto, quindi su quella fascia, cioè se prendi, che ne so, un giocatore alla Perisic, alla Douglas Costa, comunque ti attaccano molto, cioè secondo me le qualità ce l'ha comunque, Pastore. E la fascia vende, trova proprio un corridoio senza nessuno che difende praticamente, un po' un rischio. Ragazzi, vi interrompo perché vi devo salutare. Prima però di salutarvi vorrei fare il consueto angolo dell'Ibernia. Non so che i tifosi ci tengono, gli ascoltatori ci tengono. Te l'avrei chiesto io fra un secondo, guarda. Guarda, però devo andare, quindi anticipo questo angolo molto amato. Esatto, allora l'Ibernia non ho idea della campagna acquisti che abbia fatto. Ha venduto degli scozzesi, ha comprato gli altri scozzesi, ma non ho capito nulla. Ha fatto una gloriosa campagna nei preliminari di Europa League, eliminando prima la squadra delle Faroer e poi una squadra greca, di una città che si chiama Tripoli in Grecia, che ho scoperto che esistesse grazie all'Ibernia, per poi uscire contro una squadra di fenomeni norvegesi, il Molde, grande. Allenati da... Poteva essere il grande incrocio con le italiane. Poi in realtà io pensavo fosse tipo l'ultimo turno preliminare, invece poi ce n'era un altro in cui il Molde, dopo aver eliminato l'Iberia, ha beccato lo Zenit Pietroburgo, ha preso 3 pere in casa all'andata e quindi finisce qui anche la storia del Molde. Quindi ci si concentra sul campionato, 3 partite, una vittoria e 2 pareggi, al momento terzo in classifica, dietro al Celtic che è secondo e ai rivali cittadini dell'Arts che hanno vinto 3 le partite, però diciamo che la stagione è già finita come interesse, nel senso che adesso si vivacchierà fino a fine anno. Cazzo, sei terzo in Scozia, sei chiaramente tipo 16° in Italia. Esatto, si punta alla Coppa, all'FA Cup e a riqualificarsi per l'Europa per avere un'altra estate. Anche perché se poi arrivi secondo comunque fai preliminari di Europa League in Scozia, penso. No, sì, è vero, anche se arrivi secondo fai preliminari, esatto. Quindi è totalmente... Palo del Chievo, no, però era fuori gioco. 5 dice su Pastore, però è un palleggiatore, non è un centrocampista moderno, forte fisicamente, è tutto fare. Va bene, saluti a tutti. Qua Simone, grazie mille per essere passato. Ciao Simone. Ma domenica sei tornato dalle ferie? Sì, torno sabato, quindi dovrei essere presente a tempo pieno. Per i primi 3 punti in classifica della Lazio. Ma che sono alle 20:30? Io devo andare allo stadio, quindi non ci sarà falli da dietro se vado allo stadio. Così a sorpresa. Vabbè, ma da quando è che vai sullo stadio? Scusami. Ci vado 3 volte all'anno. La facciamo il giorno dopo. Non c'è problema. Possiamo fare anche il lunedì, che ci sarà sicuramente un bel Monday night, sicuramente. Ah, è vero, volendo. Sì, perché sì, bravo, sì. Bravo. Va bene, ragazzi. C'è Torino tutti, Spalla, saluti, però. Saluti a tutti gli ascoltatori, saluti a Antonio Pizzo, soprattutto. E niente, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Simone. Sai che invece non c'è forse il Monday night perché fanno il venerdì night con Milan Roma? Vabbè, ma te lo dico subito. Guarda, l'ho messo nell'interfaccia di Twitch, cioè vedo 2 settembre anche per Torino Spalla, l'ultimo. Vince, ma tu che ne pensi del mercato della Roma? Scusa se ti faccio la domanda. Ma io non posso giudicare il mercato della Roma perché ha preso un sacco di gente che non conosco. Cioè, Kluivert ha fatto subito una bella prestazione. Kluivert è forte. Sì, lo dicono tutti, però sai, quando arrivano sono tutti fortissimi, tutti bravissimi. Tutti... No, certo, a me se la Lazio avesse venduto... Strottman, Nainggolan e Allison, che secondo me è la mancanza più grave per la Roma, più che Nainggolan, insomma, perché Allison l'anno scorso gli ha regalato, soprattutto nel momento difficile, quei 5-6 punti abbastanza importanti. Io dico anche 12, comunque. Vabbè, tu sei scemo. Adesso faccio partire. Ha vinto scudetto, praticamente. Sì, da solo, ha fatto 95 punti Allison da solo. Secondo me gli aveva dato qualcosina in più, insomma, quindi no, sarei distrutto. Loro sono... Vabbè. Però quella cifra tu un portiere lo vendi? Lo vendi
se c'hai necessità, come la Roma, la Lazio 90 milioni, Milinkovic pure lo vendi, in realtà non c'hai bisogno e te ne chiedi 120, se no non lo vendi. Ah, vabbè, sì. Portiere non portiere, se un portiere ti dà appunti, io sta cazzata che il portiere devi venderlo così, in un momento in cui i portieri non ci stanno, onestamente mi è sempre sembrata una stupidaggine. La Juve ha pagato Buffon 90 miliardi, se ne è tenuto 22 anni in porta, gli ha regalato 10 campionati, non mi sembra che abbia speso i soldi meglio per prendere, che ne so, 20 milioni Lichtsteiner, ecco, capite? Secondo me va un po' anche di vista sta regola del portiere, che era vera forse 40-50 anni fa. Non lo so, a me non sembrano essersi rinforzati, però di riffa di raffa la tirano sempre avanti. Secondo me c'hanno già una bella partita domani, con una squadra molto vera. Era già difficile quella a Torino e hanno sofferto molto. Domani, con una squadra pronta, perché sta sicuramente più avanti l'Atalanta, visto che ha fatto il Europa League. Sì, Atalanta in questo momento... L'Atalanta in questo momento è un osso duro. Ci stanno, vabbè... Magari non tanto Zonzi, perché comunque è un giocatore di una trentina di anni, quindi è già più conosciuto. Non è che lo scopri ora che comincerà magari a giocare, però magari Kluivert, se si rivela un crack, potrebbe essere, che ne so, per dire, un crack alla Salah. Mo, certo, solamente le prossime giornate ce la potranno dire. Sì, ma ha fatto il mercato da Lazio, cioè, vai, oddio, poi ha speso sicuramente di più. Parte che ha incassato di più, però ha preso dei giocatori che la Lazio magari non va a prendere perché costano di più. Però è quel mercato in cui cerchi di che ti dice bene, prendi l'attaccante che magari poi ti sbrocca, tipo Kluivert, ti sboccia. Ma boh, non mi sembra una roba per vincere o per far meglio in Champions League. No, cioè... vabbè, io penso che tutto sommato sia simile all'anno scorso. Magari ci sarà, detto, un po' più di affiatamento, perché comunque è il secondo anno dell'allenatore, questo sì, però ecco... Io... A Roma il secondo anno è quello più difficile, in realtà, più dell'affidamento. Sono impicci. Ma perché mi ha dato 3-6 gol? Ah no, stai bene in zonzina. S Roma, gol, skill e assist, ok. Intanto il raddoppio anche della Fiorentina con un... Ah, è proprio Gerson, attenzione, segna proprio lui. Ah, dall'altro oggi è entrato Gervinho in campo. Ma come ha giocato Gervi? Perché io... Ah, non benissimo, è entrato tardi però, è entrato molto tardi. Sono collegato giusto per vedere il gol esagerato che ha fatto Antenucci. Mamma mia, ha fatto un gol, vabbè, Gerson a porta vuota dopo 72 rimpalli. Sì, sì. Vogliamo parlare un po' anche dell'Inter, che ci stiamo un po' dimenticando. Inter data tra le favorite, insomma, data più o meno come squadra che poteva addirittura avvicinarsi alla Juventus. Sì, come anti-Juve, vabbè, l'Inter ha preso sicuramente giocatori forti, cioè De Vrij, Nainggolan, cioè sono giocatori forti, non è che si scoprono, sono delle certezze, quindi non è che tu dici abbiamo preso delle scommesse. Deve essere bravo Spalletti magari a dare un'identità di gioco. E a non sbloccare. Sì, ma farli giocare, cioè non fare magari sti catenacci e sperare che Icardi la risolva sempre lui, ma deve cercare di dare un po' più di gioco. Secondo me il giocatore che dovevano tenersi dell'anno scorso era Rafinha, perché nell'ultima parte di stagione, quando comunque aveva cominciato a prendere... Eppure Coso, Cancelo ha fatto una partitona ieri. Sì, Cancelo... il problema di Cancelo, sì, vabbè, che magari però è molto molto offensivo più che in fase difensiva, non è che copriva assai, però comunque era forte come giocatore. Però ecco, il problema dell'Inter era soprattutto in fase proprio a centrocampo, in fase di impostazione, costruzione, perché quando poi Rafinha ha cominciato ad avere 90 minuti nelle gambe, le ultime partite giocava bene. E era un sacrificio che magari si poteva fare, se poi veramente volevano puntare, cioè che era impossibile prendere Modric, che era veramente cifre esorbitanti, io non ci ho mai creduto a quell'acquisto. Ma dopo che si era venduto Ronaldo, secondo me non aveva proprio senso. È vero che gli è venuto un bel mal di pancia a Modric, perché forse un po' così era fatto. Però veramente sarebbe dovuto venire all'Inter solamente per amor di patria croata, perché c'erano Brozovic e Perisic, ma non è che se ne poteva assai Modric. Ma qualcosa è successo al Real, onestamente, perché altrimenti tutta sta paura, sta fuga, fuggi. Sì. Sta cosa delle tasse, forse, hanno rosicato tutti, non lo so. Ma questo poi è stato forse comunque, diciamo, dopo tre Champions vinte così, con un ciclo, quello là di Ronaldo che si è chiuso, che è un ciclo ovviamente importantissimo, magari c'era di voler fare un po' di epurazione, togliendo anche Benzema, lo stesso Modric, però ecco, effettivamente se poi tu Real ti togli tre fenomeni tutti quanti assieme, effettivamente quest'anno, cioè, spero che
quarto posto lo fai lo stesso, però vieni veramente... Forse vuole ridurre il monte ingaggi, sai, dopo aver vinto tanto. Ma con tutti i soldi che fanno io non penso neanche che sia quello. Poi avendo già... Vabbè, dopo vuole svecchiare pure la rosa, Fabio, sono vecchio. Sì, quello sì, però quando tu hai tolto comunque lo stipendio di Ronaldo, che penso che prendeva, quando prendeva un 20-25 milioni li prendeva al Real, non mi ricordo come... Penso, cazzo, mi sembra. È l'anno, è davvero. Cioè, non ho capito? 20 mi sembra. Ma in quanti anni? Ma che cazzo stai dicendo? No, dico, muove. Comunque si sono liberati di uno stipendio di 20 milioni, dico. Ma realmente. L'anno? Sì, sì. Sì. Beh, la Juve ne prende 30, quindi... La Juve prende 30 milioni l'anno, Ronaldo? Sì. Perché te l'hai perso questo dettaglio? Sì, ovviamente. Abbastanza. No. Quindi è un dramma che in due partite non va a segnare. L'altro giorno uscì la classifica di tipo dei 10 giocatori più pagati della Serie A, tipo dal decimo, che era tipo... De Rossi o De Frey, che prendevano tipo un 4 milioni più o meno. Poi salendo mi pare che il secondo era Higuain a 7 milioni e mezzo. Sì. Poi c'era De Frey, CR7 a 30 milioni. Cioè praticamente prendeva più soldi degli altri 9 probabilmente messi assieme. Una cosa allucinante. Sì, comunque ecco, voglio dire, se il Real si toglie già quello stipendio, comunque non è che deve ridurre il mondo in gaggi. Per me è che non hanno comprato quasi nessuno. No, ma più che altro vuole svecchiare la rosa. Questo quello ci sta, quello ci sta. Quello sì. Infatti hanno preso sto Vinicius, che però l'hanno pagato parecchio. Poi sembrerebbe che... No, la prima partita ha fatto schifo. C'è scritto anche sulla Gazzetta, sì. Che non ha convinto, volevano far giocare con Real B, avevo detto sta mezza notizia. Mafo dice, sì, è decisamente un problema del sistema fiscale spagnolo che sta mettendo pepe al culo a tanti sportivi in Spagna, così leggevo quest'estate su un giornale, credo Le Ore. No, le Ore, no. Le Ore, quelle Ore, però tu l'hai letto, Mafo. Non Il Sole 24 Ore, ma Le sì, Ore. Ho letto un po' sto vabbè, ma poi... Si parlava pure che il Real voleva prendere o Neymar o Mbappé dal Paris Saint-Germain. Se voleva se lo andava a prendere, credo. No? Ma in realtà no, stando ai giornali, eccetera, avevano puntato molto su Hazard del Chelsea. Ah, sì, anche. Vero, sì. Vero. Lui era forse, che ha fatto un mondiale incredibile. Il problema è che comunque penso che il Real mo farà un anno di transizione, perché non penso che riuscirà a vincere qualcosa. Oddio, magari lo scudetto... Se il Barcellona si rompe un po' le palle, se lo possono pure un po' tiracchiare, ma non penso che lo vincerà. Champions, penso sia impossibile. Finisce il primo tempo intanto, risultati parziali, Spal Parma 1 no, Spal Parma è finita. Fiorentina Chievo 2-0, Cagliari Sassuolo 1-0, Frosinone Bologna 0-0, Genoa Empoli 2-0, Inter Torino 2-0, Udinese 1, Sampdoria 0. Tutti uno, probabilmente, tranne l'X del Frosinone, vabbè. Dicevo, niente, Real probabilmente l'anno prossimo andrà sul mercato e comincerà a comprare chi vuole. Cioè, tipo, comprerà una sola botta, Milinkovic, Hazard, Mbappé e che ne so. Ah, lo dici, si sono lasciati un anno di vuoto e poi... E vabbè, spendono una cazzo di cani. L'allenatore, aspetta, chi è che mi sono scordato? Lopetegui, mi pare, quello della... Sì. Vabbè, ma no, Zidane, adesso... scusami, dove è andato? Zidane pare che sta lì, no? Sì, da adesso... Perché la Francia non ci azzecca niente con la Francia, quindi no, dovrebbe stare libero. Sì. Beh, la Francia, dopo che vinci un mondiale, non cambia allenatore. Oddio, ci stanno pure quei fatti che magari tengono il conto. No, ma se non mi sbaglio, se ne voleva andare Deschamps. Beh, non sono sicuro se hanno ritrattato. Beh, pure Lippi se ne andò dopo che aveva vinto il mondiale. A volte ci stanno i contratti che scadono e non li rinnovano. Lippi se ne andò dopo che aveva vinto il mondiale. Sì, forse mi pare di sì, perché andò poi all'europeo, andò a Donadoni e poi tornò a lui. Poi tornò l'altro. Sì, e facemmo... Capitano a volte, non sempre, però ogni tanto capitano. Vabbè, sì. Quando vuoi fare il fenomeno, secondo me è così, te ne devi andare. Poi però non devi fare lo stronzo di tornare due anni dopo. No, bravo. Andammo fuori con la Nuova Zelanda. No. Senti, Dog, ma non ti sei esposto? Lo vincete lo scudetto o no quest'anno? Ah, ma come fai a vincere lo scudetto, dai? Lo deve perdere la Juve, come diceva Simone. Quindi tu sei convinto che ci sia ancora una differenza tra voi? Ma è normale, dai, che hanno preso di Cristiano Ronaldo. Pure se lo prendeva il Frosinone, Cristiano Ronaldo, c'è una differenza. Però scusami, da tifoso, no? Io lo dico da tifoso della Lazio, che si è un po' ammorbato il cazzo di questa storia. Cioè, è più o meno, ma non perché la Lazio sta facendo anche bene rispetto alla sua storia. Però vivi questi campionati di mezzo in cui fondamentalmente se fai bene raggiungi il tuo obiettivo e che non è niente. Il Napoli, se non può mai vincere. Quando vince la Coppa Italia è una super stagione. L'anno scorso ha vinto la Supercoppa e super stagione.
voi che campate a fare se non potete puntare a vincere? Cioè, puntate sempre a fare secondi. Qual è l'obiettivo del Napoli? Vincenzo, ma con questa Juve, in questi anni, è difficile puntare a vincere qualcosa. Vabbè, ma questa Juve non è esattamente la squadra più forte del mondo, visto che non sta vincendo un cazzo. Cioè, neanche col Milan degli olandesi era facile vincere. Però qualcuno ci provava, sinceramente. Qualcuno dopo un po' ci riusciva. A me sembra che De Laurentiis, con sto sistema, non compra un cazzo, non ci stia neanche provando, veramente. Cioè, non ti fa inculare Higuain se vuoi provare a vincere lo scudetto. Lo sai che cos'è, Vince? Che lui cerca con i conti a posto di riuscire a vincere, ma così è difficilissimo. Ti devi sporcare le mani per vincere. A Napoli è chiaramente difficilissimo. Il Borussia ha vinto il campionato nonostante il Bayern. Sì, non è il campionato tedesco, non è secondo me il migliore esempio, perché veramente la percentuale sono tutte e due di vittorie del Bayern Monaco è allucinante, secondo me, rispetto. Forse, vabbè, forse meno che l'Italia. Ultimamente è peggiorata assai. Anche no, sai, appena esce il giocatore forte di un'altra squadra, il Bayern Monaco va e se lo compra, oppure sono stesso loro che non rinnovano il contratto. Lo sai che, Vincenzo, lo sai che può succedere? Che se la Juve punta tutto sulla Champions, potresti riuscire... Ma neanche, Enzo, perché lei ha fatto due finali di Champions, la Juve, negli ultimi 3-4 anni. Vabbè. Ma l'anno scorso... Comunque l'anno gli studenti la vinti lo stesso, capito? L'anno scorso ci siamo andati vicino, però poi quest'anno si è di nuovo allungata... Ma secondo me non ci siete poi andati così vicino, onestamente. Ci sono stati un paio di momenti in cui la Juve, che ci aveva più problemi di questo, secondo me l'anno buono era l'anno scorso. La Juve, a favore, che se l'anno scorso la Juve non vince a Torino, Milano con l'Inter, a Roma, no, con l'Inter che la pastetta quella partita, se non vince a Cagliari, se non vince a Cagliari e con la Lazio, sono due episodi. Cioè, no, ma poi tu sei andato a Torino e hai vinto. Momenti cruciali della stagione, quindi. Quella è stata una partita pastetta, quindi non c'è. Sì, quanta era la Juve sopra quando sei andato là? Era 4 punti sopra. Oh, stai dicendo, siamo arrivati a un punto sopra. Sei arrivato a uno sotto? Sì. Ah, ok. Era tutta scena pure quella. Le due partite. 4 punti sopra. Sono state Cagliari, Juve e Lazio Juve. Quelle là sono state due partite. Facciamo, scusate, visto che ci siamo, facciamolo un sondaggio. Chiediamo anche ai nostri carissimi ascoltatori chi vincerà lo scudetto 2018-19. Vogliamo vedere anche secondo loro. Tra l'altro c'è, scusatemi, intanto la decisione è se può vincerlo Juve, Napoli e Spal, visto che ha 6 punti dove ha ragione. Spal veramente sta al primo posto, la Spal, con la differenza lì. Attenzione, no, la mia classifica mi dà la Juventus davanti, però credo... Sì, perché la Juve sta più 3 con differenza lì. Allora sta al secondo Spal e terzo il Napoli. Secondo... La Juve per differenza lì ti dà... Juve, Napoli, Spal a me mi dà... No, la differenza reti, la Juve ne è più 3, ragazzi, non mi no, guarda. No, io sto dicendo la classifica che mi dà la score, come me la ricordo. No, è sbagliata quella, sì, la Juve. Io leggevo stamattina, no, Juve, Napoli, sì, Juve, Napoli e Spal, sì. Quindi dici che non ce la fa, però in Champions League che vuoi fare come Napoli, tu? Cioè, perché... superare gli ottavi, vince. Ma non è meglio per il Napoli andare come l'anno scorso in Europa League e vincere l'Europa League? Cioè, ma quante cazzo ce ne avete di coppe che schifate l'Europa League? Ma io non ho detto che schifo la... il Napoli l'anno scorso la schifò proprio per vincere uno scudetto che poi non ha vinto. Vince, io non la schifo l'Europa League, però da tifoso non riesco a tifare contro un Napoli. Penso pure tu non ci riesci a tifare contro il Napoli, deve uscire perché poi deve vincere la Coppa UEFA. Perché poi non è sicura. Ah no, questo è chiaro, sono d'accordo. Non dico che dove. Anzi, secondo me sei in Champions, devi provare a fare bella figura. Però in quel momento, secondo me, quando arrivi in Europa lì, cazzo, lascia perdere il campionato e prova a vincere. L'anno scorso, secondo me, eravate la squadra più forte. Vince, io metterei la firma se ogni anno vinciamo la Coppa UEFA e una Coppa Italia. Tipo Siviglia, eh. Appunto. Ma proprio... No. Però... No, metteresti la firma per vincere... Ma scherzi, cazzo, mio sogno. L'anno scorso del Napoli è che veramente aveva 13 giocatori sani a un certo punto, cioè, alla fine è arrivato cotto alla fine. Anche perché poi, come si chiama, no, non tanto sani, i giocatori che Sarri vedeva e che voleva far giocare, cioè erano veramente 13, massimo 14, e se Gulam fosse stato sano sarebbero stati 15, ma poi in realtà Napoli non riusciva proprio a gestirle. Non dico neanche tre competizioni, ma anche due. Infatti si fece buttare subito fuori dalla Coppa Italia, anche là. Dopo,
Vabbè, ma poi comunque alla fine la Champions, la UEFA sono competizioni strane. Vedi la Roma l'anno scorso è arrivata in semifinale. Puoi acchiappare pure la... Ma secondo me proprio acchiappare l'anno che ti dice bene, che il Barcellona si addormenta, che il Liverpool decide che su 5-0 leva Salah perché ha già vinto la partita. Cioè non so cose che secondo me ci puoi puntare troppo, No, vabbè, dico, però... È stata la salvezza della Roma, perché l'anno scorso secondo me aveva fatto una stagione... peggiore, ma quel risultato le ha fatto, gli ha dato veramente un'altra proporzione, insomma. Sì, sì. Vogliamo parlare anche delle alte, Fabio? Tipo, ma Frosinone. In realtà c'è poco da parlare, perché stanno giocando tutte quante mo, quindi non è che... Intanto c'è già un voto per la SPAL, I primi tre voti sono Juve, Napoli e SPAL. Ma se metti pure la SPAL nel sondaggio, penso che vinca. No, scusami, l'Atalanta, per esempio, che ha vinto 4-0 col Frosinone, sei riuscito a vederla? Io me la sono proprio scordata lunedì la partita. Ah, no, ne avevo visto giusto un pochino, perché avevo immaginato che sarebbe stato uno sterminio, ma non so se l'ha vista, ho visto dopo. No, ho visto pochissimo, ho visto. Comunque, ma adesso l'Atalanta, diciamo, avendo fatto la preparazione prima, è un passo avanti a tutte le altre, però secondo me a metà campionato... torna normale. Probabilmente sì, però ha anche una bella rosa l'Atalanta, per essere comunque l'Atalanta. Gasperini si è molto lamentato in estate. Poi questa cosa io non l'ho capita, perché poi in realtà tiene cioè per essere l'Atalanta tiene quasi due giocatori per ogni ruolo, quindi non capisco. Lui ha detto, non ha detto non ci abbiamo 22 giocatori, che ce li ha, immagino, diceva che non sono abbastanza forti. Sì, ha detto una cagata, perché se tu vedi la rosa è più forte di quella dell'anno scorso, cioè comunque ha mantenuto tranne Caldara. Allora, un altro sondaggio, ci fidiamo più di Gasperini o di Fabio Nasti, signore? Posso metterne anche di più. Ma tu lo sai che Gasperini è pure uno che si lamenta spesso, ma se tu consideri che ha venduto solamente Caldara, vabbè, Cristante, però ha comprato un sacco di giocatori buoni, tra cui anche lo stesso Pasalic che fa no, si è preso pure Zapata del Zapaton in attacco, che comunque già aveva lanciato Barrow alla fine dell'anno scorso e quest'anno comunque già sembra essere andato bene pure in Europa League. In difesa Caldara è vero che è forte, però l'anno scorso è stato infortunato un sacco di volte, cioè la seconda parte della stagione lui non ha quasi mai giocato e si erano stati lanciati giocatori come quel giovane Mancini che non era male, Palomino che era cresciuto come giocatore, cioè Atalanta ha una bella squadra. Ma lui dice, devo fare tre competizioni, non posso farli come i bambini. Ma la faceva anche l'anno scorso tre competizioni. Ho capito, non puoi farli quelli di seguito. Alla fine tu tieni quell'altro giovane pure che non è male, Pessina, che sembrava che aveva esordito, che pure sembrava buono. Io penso che si sia un po' lamentato troppo, poi per il resto ha mantenuto una buona squadra e dico comunque dietro le più forti c'è le 4-5 se sta l'Atalanta, anzi per certi aspetti si giocherà comunque l'Europa League sempre con la Fiorentina, chi ci sta là? Scusami, quella che secondo me è più penalizzata è l'Inter, che deve fare la Champions quest'anno, che secondo me non ce l'ha la rosa per fare tutte e due di alto livello. Probabilmente no, perché ha un 11 tutto sommato forte, però si fa male uno di questi qua, penso a uno Skriniar oppure a uno stesso Nainggolan, oppure a, ecco, non dico Icardi, che se si fa male Icardi, vabbè, o Perisic, non so quanti ricambi abbiano, però sì, ecco, stanno un poco corti. Dovrebbero magari pensare anche a puntellare con qualche giocatore. Vabbè, ma loro c'hanno sta cosa del fair play finanziario in cui stanno già abbastanza invischiati, non potevano secondo me azzardare troppo. Sì. Sì, però a volte, ecco, invece di dover spendere per forza 30 o 40 milioni per ogni giocatore che compri, magari ne prendi 3 da 12, 15 milioni e più o meno hai speso lo stesso e tieni però una rosa più lunga, come più o meno ha fatto. Tutti stanno proprio corti di numero. Guarda, me la dovrei andare a controllare, però Caramo mi pare che forse è rimasto. Quindi ecco, secondo me a 22 ci arrivano pure loro. Il problema, secondo me, se devi comprare meglio uno forte, che sei sicuro. No, però Candreva... Cioè, De Vrij l'hanno preso a gratis. Candreva che fine ha fatto, in realtà? Candreva dovrebbe esserci ancora. No, vabbè, sugli esterni tra Candreva, Caramo, Keita, Perisic dovrebbero essere... Vabbè, però è diventata la quinta scelta, Candreva. Gogol dice, vaffanculo, Nassi, si rompe Ronaldo. Ma lui è contento se...
se tu vuoi fare tre competizioni, ma diciamo sempre due perché la Coppa Italia non frega nessuno, quindi devi fare la Champions e il campionato. Ma chi è che non frega Lazio, che sta giocando tutti gli anni e ha vinto sempre la Juve negli ultimi 4 anni? È una cazzata per questa cosa che sai, non frega nessuno. No, vabbè, io te lo dico di queste squadre qua, cioè dell'Inter, il Napoli, cioè la Coppa Italia. Aspetta, non frega nessuno. Ah, non frega Inter e Napoli? No, io fino dico, alle semifinali non frega nessuno. Nessuno, ma in realtà negli ultimi anni con sta formula in cui le grandi sono molto favorite, partono già dagli ottavi. Sì, aspetta, però fanno giocare i giocatori forti solamente dalle semifinale e finale. Appunto, guarda, arrivi in quello. In realtà Lazio e Milan quando si sono incontrati l'altro anno ai quarti si sono ammazzate, cioè, non... ma sì, se c'è il big match va bene, ma se in genere certo. Beh, ma capita spesso il big match adesso. Oddio, in realtà funziona così, cioè fino a quando non prendi il big match, dove per il big match intendo Lazio, Juve, Inter, Milan, che si incrociano appunto queste 4-5 squadre. Diciamo l'andazzo è facciamo giocare le riserve fino a quando appunto c'è il big match o non siamo eliminati. Quindi se ci dice culo arriviamo in semifinale solamente, sì, capito, ma non è neanche quello, il discorso è che pensano di farcela anche facendo riposare qualche uomo. Andrea va il Monaco, dice 5. Monaco che ha venduto Keita all'Inter, vogliamo parlare di Keita? Keita tu lo conosci sicuramente meglio di noi, secondo me come alternativa e co-titolare è un buon giocatore. Poi se Pippa infame, top dog, aiutami tu. Guarda, sinceramente, io mi ricordo alla Lazio ha fatto delle ottime stagioni. Poi no, ma che cazzo stai dicendo? Ha fatto 4 mesi alla Lazio, basta. Io mi ricordo quando giocavo col Napoli. 4 mesi quando le abbiamo venduto e basta. Lui non aveva mai giocato a calcio. Ma non lo so come ha giocato al Monaco. Perché... ma ha giochicchiato, non ha giocato assai. Almeno vedendo. Allora per questo. Controllando spesso, diciamo, i tabellini, eccetera. Qualche partita che mi vedevo, ma non è che giochicchiava. Non ha fatto nessuna. Non ha fatto per niente una buona stagione. Ma io ho detto come alternativa o... vabbè sì, come panchinare non è male. Giocatore che mette in determinate partite, come può essere appunto un Inter Frosinone, eccetera, eccetera. Cioè penso che sia che tranquillamente anche la differenza. Se poi lo devi tenere fisso per 50 partite... Cosa è sta casera? Enzo, ciao a tutti, sono oh, Andrea. Andrea. Stavamo proprio parlando di Inter e ti prendo sì. Una dichiarazione di Candreva. Inter, Candreva rilancia, sente di avere un solo vero rivale. Che sarebbe? Non lo so. Cristiano Ronaldo? Credo sia lui stesso. Ah no, è Politano. Sta ancora all'Inter. Ah, è pure Politano tengono, è vero. No, vabbè, loro stanno abbastanza coperti sugli esterni in attacco. Quindi stai ufficialmente dicendo che hai detto una cazzata, Fabio. No, mi ricordavo la rosa, ho detto devo controllare la rosa, quindi ecco, in attacco stanno... Ah, ma quindi parlava nell'Inter. È in difesa che forse stanno un po' inguaiate. No, ma che stai dicendo, che... se tu togli Icardi, non c'è altro... Vabbè, scusatemi, salutone ad Andrea Squacquerelli che ci ha raggiunto, grazie mille per essere venuto, signor Andrea, fantastico. Parlaci dell'Inter, la stai vedendo? No, perché mi connetteranno internet a fine settimana. Io ho appena cambiato città per lavoro e quindi sono ancora con la connessione del telefono. Intanto ti do i risultati del sondaggio, Andrea, che abbiamo fatto. Chi vincerà lo scudetto? La Juve 2 voti, il Napoli 2 voti, la Spal 3 voti. In questo momento chi ha ragione tra Fabio e Gasperini? Abbiamo 2 voti per Gasperini e 0 per Fabio invece. Strano. Ma vabbè, cazzo, ma avevo solo Gasperini e il vice di Gasperini. Allora, Andrea, che cazzo ti domando? Facciamo della Juve, vuoi parlare della Juve o vuoi parlare dell'Inter, visto che non la stai vedendo? Direi della Juventus. Sì, vabbè, una Juventus, devo no, dire no, del che... calcio, champion. Secondo te, questa Juventus sì. È in grado finalmente, ha fatto il grande salto per potersi giocare la champion alla pari e non fare una finale, magari ci arrivi, però sei sfavoritissimo e quindi ti prendono a pallonate. Perché magari ti prendi a vassoiate nei spogliatoi, ecco. Ma allora, speriamo tutti di no, ovviamente, però, chiarito questo, la finale è una partita secca, e quindi, secondo me, la Juve avrà difficoltà ad arrivare in finale, ma se ci arriva, adesso ha l'uomo che la può risolvere, mentre invece prima, qualsiasi finale, adesso per scaramanzia, noi ovviamente la davamo per vincente, ma in realtà... non aveva gli uomini per risolvere le partite secche, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, tu hai un portiere pippa da una parte, uno che fa i gol in rovesciata nelle finali dall'altra,
e vince sempre il Real Madrid. Sì, anche beh, certo, però se il portiere si fa due gol da solo, secondo me è un po' più complicato. Sì, sì, certo, certo. Intanto, per anche... farti un regalo, sto facendo partire il video della stagione 2009-2010 dell'Inter. Tanto ha pareggiato il Sassuolo con Belardi, attenzione. Quindi secondo te fa fatica per arrivare in finale? Perché io sono convinto che la stiamo un po' sottovalutando questa Juve, perché i problemi della Juve dell'anno scorso erano dati molto dal fatto che aveva perso un po' il suo fortino della difesa, che invece, cazzo, con Bonucci si è visto ieri, non ti ci fanno arrivare davanti. Ciao Ciccio che dice triplete. Grandissimo Ciccio, grandissimo. No, allora, farà fatica perché non, cioè, comunque non è facile arrivare in finale. Tutti gli anni le squadre che arrivano in finale hanno sempre bisogno di un pizzico di culo. Cioè, ci vogliono, bisogna essere molto forti, la Juve sicuramente lo è. Sicuramente il Real Madrid è stato pesantemente indebolito dalla perdita di Ronaldo. Quindi, insomma, le possibilità di arrivare in finale ci sono tutte. La squadra è solida ed esperta, cosa importantissima in queste cose qua. Però non è mai facile, insomma. Basta... Però qual è la grande rivale quest'anno? Il Barcellona, che l'anno scorso ha dimostrato di essere una squadra di stronzi, ma proprio sì, veramente terribile, con Messi PSG abbastanza in fase gallante. Il PSG, davvero stiamo credendo che il PSG improvvisamente... No, il Manchester City vince molto. Ah sì, no, stavo City dando i vari, le varie Bayern, squadre. Bayern Monaco, ovviamente, Manchester City sono sicuramente le... Io le vedo le tre favorite, Juve, Bayern Monaco, cioè Manchester City, Juve e Bayern Monaco. Intanto Gogol ti saluta il ragazzo di Palermo, ma con una forza che mi preoccupa, Andrea. Il ragazzo di Palermo? Sì. Ciao Seppia, sono il ragazzo di Palermo. Grandissimo, grandissimo. Molto bene, molto cose bene. Cose vostre, vabbè, tranquillo, non voglio giudicare. Ma vabbè, sentite, non è che posso rivelare così. No, no, scusami, scusami, cazzi vostri. Ancora un amante donna, potrei quasi, però un amante uomo, insomma, se me lo lasciate, sì, che... Ha messo cazzo anche l'emoticon col bacetto, per caso. Poi ragazzi, a Sud Italia, cioè non è che siamo in Svezia qua che... Domanda economica per Andrea, di Ciccio. Cristiano Ronaldo pagherà le tasse in Italia? Insomma, la tradizione direbbe di no, insomma. Fa la Maradona, prende e scappa. Esatto. Ma, un anno, ma poi scusate, com'è finita a finire con Maradona? Non l'abbiamo più neanche, cioè adesso viene in Italia tranquillamente. Una volta c'era qualcosa che non poteva venire perché lo bloccavano. Penso che Maradona abbia lasciato una grande quantità di capelli in giro per la città di Napoli e in cambio gli hanno abbonato tutto, giusto? Maradona finanza. Sì. Andrea, quando venisti a Napoli non andaste a vedere il capello vero di Maradona, giusto? Sì, la prima volta mi ci portò addirittura... Scusa, cosa? Cosa? Certo. Non la so, voglio saperla questa storia. Poi ci sta a spaccanare. C'è un altarino. Piazza San Domenico, la bici. Non vincerete mai un cazzo. L'altarino con i capelli di Maradona. Ma sul serio. Dove praticamente è esposto proprio su. Chiariamo, non con i capelli di Maradona, il capello. Sì, è proprio un solo capello, dentro una specie di tega, una piccola tega. La tega tipo santo. Sì, sì, sì. E qui diciamo c'è il vero capello di Maradona, è pure a questo bar. Vabbè, ma è una pubblicità che si fa il bar dove c'è questa tega. Sì. Però è originale quel capello. Maradona si difende, la Guardia di Finanza non romperà l'amore tra me e i napoletani, non hanno prove. Intanto 3-0 della Fiorentina, vi dico subito chi ha segnato per chi magari sta facendo il fantacalcio. Intanto dico che la finanza non deve avere le prove, ma sei tu a dover dimostrare di essere innocente. Funziona così, però. Esatto. Vabbè, lui ha sempre... Per questioni personali, diciamo che mi sono un po' studiato l'argomento. No, sai che cos'è, Vincenzo? Lui ha sempre detto che era Ferlaino, che era quello che... Ma che era cazzo vuol dire che doveva pagare le tasse di Maradona, Ferlaino? Ma che cazzata no. No, perché mo non mi ricordo, che era una cosa che lui ha detto di aver pagato e invece Ferlaino non lo so, comunque è un casino, non mi ricordo, mo vado a cercare l'articolo e te lo dico. Cioè faceva da intermediario Ferlaino. E andava a pagare il commercialista di Maradona. No, non lo so, aspetta. E poi scusami, a quei tempi Maradona non prendeva pure una parte dei soldi a nero? Che mi... La prendeva in roba bianca, credo, la parte di nero. La bianca non era nero. A chi? Attenzione, vediamo se riesco a trovare il video di Maradona ai mondiali, quello in cui fa la figura da minchia. Mentre voi parlate di Altarino, che era molto bello, però, devo dire.
Di chi parliamo? Di? No, allora, dicevo, sì, no, questa cosa tanto esiste, esiste veramente, però mi ci ha portato tra l'altro l'amico Baku, che salutiamo, anche se sicuramente non ci sta ascoltando perché stronzo. Sta faticando. Sì, no, sta faticando in Asia in questo momento, l'amico Danilo, ma mi ci portò lui, sì, a, a vedere questa cosa che mi fece ridere moltissimo. E con grandissima mia delusione, pare che recentemente l'abbiano tolto, no, Enzo? Sì, 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 l'hanno messa all'interno del bar. C'è anche su TripAdvisor, se vedi la puntata di Alberto Angela su Napoli, c'è anche quella del bar che racconta come l'ha avuta. Vabbè. Belle storie, non vincerà mai un caso. Intanto mando Maradona pippato ai mondiali, è molto bello. Ma quale? Intendi quel video quello in cui insegna, in cui Maradona improvvisamente è muscoloso? Ce n'è uno, sì, in cui balla, sì, e ce n'è uno in cui sta dormendo, biascicando e qua, e facendo il vaffanculo a tutti, e quasi si butta dalla balaustra. È una bella scena, comunque, devo dire. No, quando balla, diciamo, che sta in mezzo... Anche, vabbè, stava in condizione mondiale. Ah, ma questi mondiali, sì, no? Sì, 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 sì. Quando tu hai parlato di cocaina, io ho pensato ai mondiali di USA 94, in cui in sei mesi passò ad essere un ciccione a un culturista, praticamente. Stava benissimo, non so se... esatto, fisicamente stava una favola. Sì, aveva tipo 40 anni ed era un fenomeno mostruoso. C'è un gol con la Grecia, bellissimo. Sì, un peccato, sì, però, veramente un peccato. E si capì dalla reazione che non era proprio tutto giusto nella testa. Comunque perché... voleva tipo classica... mangiare la telecamera, sì. Sì, era... Senti, intanto quest'Inter sta portando a casa. Non ho seguito in settimana, caro Andrea. Mi puoi dire se Spalletti ha perso la testa già dopo la prima sconfitta o se ha retto il colpo? No, allora, io non ho sentito niente di strano. Devo dire che in azienda già, purtroppo, ho un capo interista, che è una cosa molto bella nel lavoro nuovo, ma ho un amministratore delegato juventino che non ha mancato di sfottermi quando ho saputo che ero interista verso martedì. No, devo dire l'Inter che comincia come deve. È bene iniziare con una sconfitta, così abbassiamo le aspettative per l'anno, che secondo me... Ma soprattutto perde, secondo me, meno la calma a Spalletti, con la gente dice non perdi mai, vinci lo scudetto, lui sbrocca. Cioè, così secondo me si calma, se poi parti da dietro, tutto sommato... Sì, no, una partenza in sordina mi piace, anche perché comunque la squadra, secondo me, il potenziale... Cioè, il... come si dice, il ceiling, come dicono gli americani, no? Cioè, sulla partita secca adesso quest'Inter potrebbe anche battere la Juventus, no? Cosa che invece in passato era più difficile, ecco, mettiamola così. Adesso ha due o tre uomini che possono risolvergliela, quindi ha Nainggolan, insomma, ha aggiunto quei calciatori che aumentano le tue possibilità di vincere con un colpo da biliardo, insomma. Allora, 5 ci spiega la cosa di Maradona. Ha sempre detto: io sono ignorante e firmavo i contratti al netto delle tasse. Le tasse le doveva calcolare e pagare Ferlaino. Ma, cioè, a parte che la legge non ammette ignoranza, e quindi se hai fatto la cazzara di firmare una cosa e non controlla se è una pirla, ma la finanza va a vedere quello che tu hai dichiarato e ti fa pagare le tasse, quindi no. Vabbè, poi c'era una cosa che... Cioè, il 7.30 lo faceva Maradona, o quello che cazzo fa, sì, una persona... Perché non era, all'epoca era ancora forse quella cosa strana per la quale i calciatori non erano effettivamente dei professionisti, dal punto di vista teorico. Quindi in effetti non era, perché ad oggi credo che dei calciatori siano dei dipendenti, quindi immagino che le varie squadre facciano da sostituto d'imposta come ogni datore di lavoro, no? Ma secondo me anche all'epoca, cioè, tu comunque guadagnavi una parte da sportivo e la mettevi nel totale, cioè non credo che nel 92-93 fosse tanto diverso, onestamente. Vabbè, comunque non lo sappiamo, facciamoci i cazzi nostri se non facciamo più. No, che... vabbè, quella era una cosa che doveva pagare pure Careca, che invece poi Careca ha pagato, però lui andandosene da, diciamo, come se n'è andato, praticamente non gli hanno presentato questa tassa che doveva pagare alla fine, non hanno riuscito. Comunque dicono che lui non so quando doveva pagare, diciamo che la sanzione è aumentata a 40 milioni di euro. Sì, diciamo una cosa, Enzo, il fatto che sia venuto fuori che Maradona non ha pagato delle tasse, cioè, non mi ha lasciato proprio costernato, diciamo. Sì, vabbè, ma io non... non so come... Ma guarda che c'è un bar a Napoli che invece...
esalta Maradona che non ha pagato le tasse, in cui c'è il suo modulo. Hai in una teca il 7.30 di Maradona. Esatto. Vabbè, ma questo... Diciamo che è chiaro che alla fine lui che non abbia pagato, non è strana la cosa, però comunque. Allora, Genoa-Empoli 2-0, l'Empoli, 3 punti pure l'Empoli, ma che cazzo di calendario, ma perché solo la Lazio ha incontrato squadre di calcio, maledizione. Comunque anche il calendario della Roma non è esattamente agevole, perché la Roma si fa Atalanta questa settimana... E poi si fa Milan-Roma la prossima. E il Milan, onestamente, ecco, di Milan non abbiamo parlato. Vogliamo parlare un po' di Milan? Ah, ma io infatti non l'avete sfottuto. Ah, scusami, con due napoletani si è riuscito Abbiamo parlato di Napoli, però. Lato Napoli. Si accorcia le distanze per il Torino. Riapre la partita di Milan. Attenzione, finisce 2-2 e fanno la figura degli stronzi. La vedo, l'ho già vista. Però io ho ancora 2-0 sulla Riscor, perché? Bellissimo, quello Belotti. Vedi un po' che si sbaglia il colpo. Belotti. Milan, dai, perché io ci credo pochissimo. Sono convinto che loro la squadra non ce l'avessero, che con Higuain e Caldara ci hanno solo rimesso contro la Juve, ovviamente. E che in totale non abbiano sta grande squadra. Ieri c'era un sacco di tifosi del Milan che si lamentavano di Biglia, per dire. Ma appunto, quanto è Pippa a Biglia? Vince. Pippa non è, ma non è un fenomeno. Non è una pippa, però, a parte cioè, comincia a avere un po' di anni, ma non è un genio, ecco, secondo me Leiva è entrato più, annullato. A questo punto. Eh? No, dico Enzo, non mi ricordo, Caldara poi è entrato oppure non è entrato? No, no, non è entrato. Ah, ok, no, Ira ha giocato Musacchio titolare nel Milan, non ha giocato Caldara, quindi solo Higuain ha giocato. Dei nuovi ieri mi pare che ha giocato solo Higuain. Poi giocava solo Higuain, la squadra era quella dell'anno scorso. Poi è entrato nel secondo tempo Bakayoko, ma quando il Milan già non ci stava capendo più. Pure il Napoli ha giocato quella dell'anno scorso. Milan, facciamo un discorso organico sul Milan, ci riesce? Andrea, vuoi partire tu? Visto che sei arrivato dopo. Sì. Intanto Riccardo è disperso, ho provato a mandare un messaggio. Vabbè. Sì, secondo me banalmente il Milan è una squadra che ha un'infrastruttura media, Per ragioni, diciamo, mix storico e delirio di onnipotenza, comunque insito, diciamo, probabilmente ereditato dai tempi di Berlusconi, pensano di essere più forti di quello che sono. Hanno preso Higuain, io l'ho già detto, secondo me è praticamente un ex giocatore, ma in realtà la squadra è sempre la stessa. Forse cioè, un non po' a caso... troppo severo su Higuain, ieri l'ho visto bene fisicamente. No, però, nel senso, non a caso poi ieri segna Bonaventura, un gol della Madonna, che però... Cioè, Bonaventura è un giocatore stupendo che io vorrei avere nell'Inter, però se è il migliore in campo costantemente c'è un problema, insomma, come squadra top, mettiamola così. Vabbè, Higuain dagli comunque tempo, però certo, il Milan non ha un gioco, quindi per un attaccante non è semplicissimo segnare. Cioè... Sapete cosa? Cioè, che l'anno scorso comunque Gattuso l'ha presa proprio di forza, di rabbia la squadra, no? Sì. Quest'anno secondo me non ce l'hai quella carica esplosiva dietro, non c'è neanche il pubblico secondo me così entusiasmato. È vero che Higuain comunque gli ha riportato un po' di entusiasmo che era andato svanendo. Tanto vogliamo parlare un po' del Milan dei cinesi, di tutta la pippa in cui quasi fanno sparire la squadra, in cui tutti i tifosi del Milan ci hanno dato degli stronzi pazzi, ci hanno riso in faccia perché e poi hanno fatto la figura dei Peracottari? Ah, il fatto che i conti erano tutti quanti in regola e che non era vero. Esatto. C'erano i soldi dei cinesi. Che io ricordo chiaramente di averlo detto l'anno scorso. Se quelli di Sky si fanno uscire la battutina o il sorrisino, è perché e non lo fanno mai. Cioè, non hanno mai fatto uscire una parola su Moggi, Calciopoli e sapevano tutto. È perché veramente su quella roba c'erano dei dubbi clamorosi. L'abbiamo detto più a volte negli anni scorsi su sto cazzo di Milan cinesi che era parecchio fumoso, ecco. Sì, ma guarda che soltanto i tifosi del Milan, cioè, ti contestavano sta cosa, eh. No, i tifosi del Milan, no. perché poi le persone normali vedevano effettivamente un po' di fuffa, ecco, mettiamola così. Ciccio, con teoria del complotto, secondo me il Berlusconi non ha mai venduto il Milan. Che è un po' una teoria che si dice. Scusa, ma chi è questo Ciccio? Rivelati, Ciccio, sei già il mio mito. Ciccio hai FX. Ciccio FX. Cazzo, ha esordito con triplete e continua con queste perle, tra cui quest'ultima, che è un complotto stupendo, cioè di quelli che Fabio se lo sogna la notte, cazzo. No, in realtà no. Non è nuovo, eh. Lo diciamo spesso che erano i soldi di Berlusconi. Che doveva far rientrare erano i soldi che dovevano rientrare. Erano soldi che doveva riciclare, quindi dovevamo questa cosa. Ma sai che poi, tutto sommato, ma questo si è comprato, ha buttato i soldi, poi se l'è fatto togliere in un modo ridicolo, va.
Oh, ma guarda che ho visto teorie complottistiche più sceme, tipo quella di Fabio di domenica su Chievo Juventus. Dice, ma si parla di 730 milioni hanno pagato i cinesi a Berlusconi. Ma che cazzo, non so. Senti un attimo, no, torniamo al Milan. Vincenzo, te lo chiedo a te. Secondo te il fatto che poi alla fine siano riusciti ad avere Europa League con una formula che veramente quando è uscita la sentenza... Grazie risate che nessuno aveva capito che cazzo avessero detto. Allora, ancora spiegando, squalificato per due anni, tranne il primo, forse il secondo con l'avanzo di due. Comunque, fare l'Europa League non potrebbe essere il vero problema del Milan. Guarda, tu prima stavi dicendo perché non puntare all'Europa League? Perché il Milan non potrebbe puntare all'Europa League. Cioè, se puoi puntare all'Europa League devi avere la squadra forte per vincerla, tipo il Napoli l'anno scorso. Milan, do cazzo va. E vabbè, però sono quelle partite singole che tu col Milan li potresti vincere, o no? Sai, no. Sai che come si chiama? Il campionato italiano, che è un campionato lungo, allora già è più difficile. Però l'Europa League, che sono andate e ritorno, puoi avere la fortuna di acchiappare qualche squadra scarsa. E puoi certo andare avanti, non per vincere, perché ti do una notizia. Però, esatto. Non la vinciamo da 15 anni, c'è un motivo. Perché non ci crediamo, come diceva prima Fabio. Secondo me perché non ci abbiamo proprio squadre per vincerla. E che prima o poi... l'anno scorso in realtà, vabbè, è vero che c'era l'Atletico Madrid che poi era di un altro livello. La Lazio però la finale l'ha buttata nel cesso. No, ha buttato la semifinale. Secondo me la semifinale c'erano due squadre del suo livello, una più forte che era l'Arsenal e una di un'altra categoria. Che guarda era che noi con Benitez ci siamo arrivati vicino. Ma secondo me l'anno scorso se voi la giocavate eravate i favoriti, cioè secondo me eravate voi a livello dell'Atletico. No, vabbè, no, l'Atletico resta più forte, però se la giocavano con l'Atletico, sì. Secondo me era quel livello là, l'Atletico del Napoli. Messo bene era una bella squadra, dai. La Lazio no, cioè poi può arrivare. Sarri avrebbe fatto, cioè sarebbe andato a sbattere contro il Fortino di Simeone per tutti e 90 minuti praticamente. Quindi... Ma non è un'altra partita rovinata da una cazzata del portiere? Mi sbaglio, la finale di Europa League dell'anno scorso. Mi ricordo, no, perché mi pare che fina tipo, non vorrei sbagliare, un 3-0 secco, però no. 3-1 forse, però il primo gol mi sembra l'apre una cazzata del portiere, non vorrei. Non me lo ricordo. Così mi sembra un altro gol di Griezmann su una mezza papera del portiere, un passaggio che gliela dà proprio in bocca e loro vanno in porto. Poi tutto questo non mi ricordo neanche qual era la finale, l'Atletico? Arsenal? No, l'Arsenal mi pare che è andato fuori prima. Vabbè, una squadra sì, non blasonata, forse un po' meno. Ah, il Marsiglia, mi pare. Marsiglia. Mi pare che era finita proprio al gol a Marsiglia. Senza storia, proprio. Vabbè. Intanto vabbè, Sassuolo ha fatto una cosa, il giocatore ha tirato in porta, ha preso la traversa, ma in volo. Finì 3-0, finì. Comunque, vabbè, il Milan quest'anno sicuramente, rispetto all'anno scorso, che aveva cambiato tipo 10 giocatori, un po' così, ma pare che già avevamo già detto, ha fatto degli acquisti un po' più funzionali. Il problema però l'hai detto tu, cioè il problema è l'allenatore, che cioè, serviva uno... Con le hanno messo pure più gente di calcio intorno, che secondo me fa bene poi in una società, Allora vi dite che Maldini... Torna con... No, ma l'allenatore sì, perché ecco, se devi prendere una squadra che sta un po' in crisi, Gattuso probabilmente per i primi mesi è anche adatto come ha fatto l'anno scorso, proprio quando si tratta di voler dare un gioco, un'identità... Un'identità dove, che non sia ovviamente tutti dietro e speriamo poi che l'attaccante la butti dentro come l'anno scorso succedeva, magari con un Cutrone che faceva tanti gol Maffi oppure di Suso che ti faceva la giocata, però è quest'anno di Higuain che è più forte, però devi comunque cercare di servirlo. I giocatori ci stanno, perché comunque Suso, Bonaventura, Çalhanoğlu, cioè non so per niente male, cioè sono ottimi giocatori. Il problema è... farli giocare bene, cioè non bene, magari non benissimo, farli giocare bene. Tanto il presidente della Sampdoria sta facendo il pazzo in tribuna. Magari torna a Monti. Ecco, io uno di quelli che pensavo che fosse proprio tutto fumo e che in due anni sarebbe sparito dal calcio pieno di debiti era lui. Montella? No, il presidente della Sampdoria, come cazzo si chiama? È matto. Ah, Ferrero. Ferrero. Ferrero è quello di... Ferrero è quello di Ferrero. Ma no, c'hai no. Cinema, c'ha. Porno, che okay, film porno, che okay, no, vorrei. C'hai multisala, c'ha. Ah, ok, attenzione, Cagliari è un altro ottimo vantaggio. Quindi un mercato assolutamente, cioè, c'hai multisala. C'hai multisala, è il produttore dei film di Tinto Brass, praticamente. Ah, ok, sì, ok, è ancora vivo Tinto Brass. Credo che sia vivo. Minchia, è eroi dei due mondi, veramente?
No, io dico cinematograficamente parlando, se ancora vivo, no, non mi risulta che sia. No, io parlavo invece non cinematograficamente parlando. Ah, no, non mi ricordo una. Non lo so, ho smesso di farmi le pippe con Tito Bass parecchi anni or sono. Ciao Marco! C'è Mottura, Juventino! Marco, se vuoi venire, fammi un fischio che ti chiamo su Skype, eh? Mi sono dimenticato della cosa, ottimo. Tinto Brass, la raga di Giovanni Brass, Milano, 26 marzo 33. No, è ancora vivissimo. Siamo qui, amore. Stiamo parlando di Tinto Brass, tra l'altro, non di calcio. Se volete, metto un film di Tinto Brass. Senti, fai il sondaggio tra i nostri spettatori, diciamo, che meglio qui. Tinto Brass o Gattuso? Cioè, qual è il sondaggio? No, il film preferito di Tinto Brass. Troppo complesso questo sondaggio, però lo possiamo fare. Andrea, sai che possiamo fare i sondaggi se li vuoi lanciare? Ma veramente? Sì, possiamo fare un sacco di cose quest'anno, guarda. Allora, ve leggo sulla Gazzetta che Mazzari prova gli Aic. Fabio, me la sta proprio chiamando questa, quindi sì, sicuramente segnerà una tripletta stasera. Il Torino veramente pure tiene un po' il problema, ecco, come è Strottman, che se ne dovrebbe andare. Il Torino tiene sembrerebbe avere un po' di superare, troppi giocatori nei super in attacco, e quindi si parlava di Iago Falchi, quindi non gli Alic, onestamente, visto, no, che anche Alic, anche Alic, un po' tutto, ma che è un giocatore Vile Alic, gli Alic lo metti in mezzo ai magazzinieri quando vai a fare che cazzo c'entra con i calciatori, perdonami. E intanto però è stato richiesto anche lui, e ecco, da chi da te? Non lo so, se leggi l'articolo era stato chiesto a qualcuno, non mi ricordo chi. Comunque, ecco, potrebbe essere una grave perdita per il campionato italiano, eh sì. Che poi io non so se ve lo ricordate, ma nel Cagliari gioca Srna, che è il terzino croato che tiene tipo 36-37 anni. Vabbè, forse non ve lo ricorderete, però è andato come no, certo. Come no. È finito a giocare a Cagliari praticamente. Non so perché, forse per le Aragoste, molto probabilmente. Allora, scusatemi, gli Alic ha giocato? Tipo oggi sta giocando gli Alic? Ti controllo il tabellino. Allora, intanto provo a tirare dentro Mottura. No, ma l'ha inserito ora? Sì. No. È entrato? Sostiene la Gazzetta, pare di sì. Diretta a gol, quindi non sto vedendo l'Inter in particolare. Ma chi? Ah, gli Alic. Ma scusami, qualcuno sta vedendo l'Inter? Ce la facciamo a regalarci questo sogno? Che Spalletti, se non vince le prime due partite, la perde, se chiaramente adesso. Ho detto, io sto su Diretta Gol, quindi se l'Inter segna o il Torino, cioè, lo vedo. No, io Vincenzo, guarda, ti prometto che la settimana prossima, se mi arriva Inter, faccio un servizio di merda, tipo Dazn o gli altri. Grande. Dazn l'ho fatto anche nel primo mese, è gratis, però ce la puoi fare, secondo me. T'ho aggiunto, Marco, se vuoi venire. Aspetta, ma Vincenzo, attenzione, c'è una... Mottura grida al gol e secondo me è Toro tutta la vita, lo sapevo. Ma cazzo, oggi li ho chiamati tutti i gol, attenzione. Sì, no, davvero è gratis il primo mese di Dazn. No, ma c'è un servizio streaming che funzioni... Sì, poi te spiego tutto. Meglio di Dazn, quello che uso adesso, meglio di Dazn, attenzione, vedo il gol del Toro, e del... No, povero di Andanovic, minchia. Sì, ce l'ha detto pure in anticipo. Prima gol, che ti stavo dicendo? No, quella cosa che uso adesso, diciamo, per vie un po' traverse, meglio 100 volte di Dazn Sky. Incredibile. Quello là inglese. No, non è una cosa... No, ma io sto parlando di una cosa seria, no? Penso che su napoletano già stavi dicendo... Comunque ho chiamato il gol dell'Inter e ho chiamato il gol del Torino, la grandissima. No, guarda, ha fatto un bel gol questo. Vabbè, no, tipo, deviazione in mezzo alla gallina di Andano. Sì, lui si è mosso bene. Ha fatto... Beh, no, non gallina di Andano. Ok, guarda, che ha fatto un ritmo da Olli e Beggi. C'è Marco Mottura intanto, salutiamolo. Buonasera. Buonasera. Ciao. Sto poco perché devo andare a prendermi un gelato. Ok, parlaci tu un attimino della Juve di ieri. Allora, se ne ho parlato io molto velocemente da rosicone, e dici se sei tu sei Juventino criticone del cazzo che rompe le palle. Sì, ha giocato malissimo. Sono molto deluso perché secondo me con una squadra così, che già era forte, ancora più forte con Ronaldo e gli altri innesti. E soprattutto una cosa che non so se è stata detta, ma che io che sono abbonato allo stadio e che comunque frequento lo stadio, secondo me è da sottolineare,
ovvero l'ulteriore incremento dei prezzi, già non esattamente popolari. Se tu mi fai pagare una partita come quella di ieri dai 140 ai 170, 200 euro a... Che quanto costa l'abbonamento della Lazio? Esatto, un po' scrittura. Io... Ma lo dovete pagare, Ronaldo, che volete? Io allora mi sento, come dire, anche ancora più autorizzato a aspettarmi uno spettacolo degno di tale nome. Oppure e non l'antigioco. Però vuoi farti il pezzotto pure tu? Eh? No, lo farti allo stadio. No, io sono allo stadio, tranquillo. Però Marco, scusami, ti faccio una domanda da tifoso che non vince mai un cazzo e che quindi i tuoi discorsi sono da persona che deve impiccarsi, in grande amicizia, ma tipo, cioè, Allegri l'hai capito che è Capello, cioè uno di quelli che deve vincere, poi come ci arriva non gliene frega un cazzo. Però ascolta un attimo, cioè, secondo me, a parte che se non sei abituato a giocare a un certo livello, poi dopo, quando vai in Europa, la musica cambia, infatti fai sempre più fatica, perché in Italia hai uno... Ma avete fatto due finali in tre anni. Esattamente, non è verissimo nei fatti di... Cioè, lui ha fatto due finali e le ha perse da sfavoritissimo. E che non è che si può dire che Allegri doveva vincere. Le ha perse con squadre più forti, ma è bravissimo Allegri. Ma va bene, ma non è che basta che il risultato, eh? Cioè, risultato... No, ci sta che voi siete diventati... sette scudetti, probabilmente uno cambia e vuole altro, probabilmente. Però esattamente, lui è un pragmatico, è uno di quello che secondo me non te lo aspettare il bel calcio, non gliene frega niente. E la Juve vista con la Lazio mi è sembrata una di quelle tornare ad essere quadratissima, con Bonucci dietro veramente a chiudere e non a far passare una palla. Non basta, perché con la squadra che c'hai a disposizione non basta il risultato rognoso, giocare rognoso, sparagnino, eccetera. Se mi fai pagare, ripeto, come ad andare a teatro, io voglio lo spettacolo del teatro. Ma scusa, ma tu preferisci pagare 20 euro a vedere la Serie B o vedere Cristiano Ronaldo alla finale di Coppa Campioni a 170? No, a me va bene sia vincere, naturalmente, che però, ribadisco, se continui ad alzarmi i prezzi, continui ad alzarmi la cosa, gradirei vedere della qualità nel ma gioco. Ma io ho capito questo discorso. Di chiedere una roba fantomatica, voglio dire, l'Atalanta, non c'ha i campioni, offre un gioco nettamente migliore di quello della Juventus. Però alla fine non vince, è quello che dico io. E quindi io faresti il cambio con l'Atalanta? Assolutamente no, io dico che... Okay. Allora, che che tu ti aspetti di meglio, ok, abbiamo capito, ci sta. Quadrado Douglas Costa, cioè, secondo me, quasi 3-2 del Toro nel frattempo. Secondo me... cioè, Douglas Costa malissimo ieri. Con la rosa che hai a disposizione non è impossibile pensare di giocare meglio di come giochi. E sinceramente pensavo che quest'anno, che naturalmente sono solo due partite, però mi è bastata, diciamo, già l'attitudine per capirlo, almeno per ora, mi aspettavo che, siccome già per esempio 2 anni fa giocava meglio dell'anno scorso, cioè l'anno scorso la Juve ha giocato 38 partite e non si sa nemmeno qual è la formazione titolare, perché non la sa nessuno, perché non c'è. E cioè mi aspettavo che quest'anno, perlomeno come attitudine, si cambiassero un po'. Insomma, vorresti un po' più di qualità. Sì, certo. Ma io non sono contro di lui nel momento in cui lo dice, cioè, perché ci sta, che sono d'accordo sul discorso dello calcio spettacolo. Allegri, tra l'altro, cioè, nel senso che secondo me è bravo a portare risultati, però non è possibile che venga lasciato tutto così in maniera, come dire, random alla giocata del singolo, perché è evidente che è così. Però se vinci 7 campionati e 4 Coppa Italia di seguito, arrivi 2 volte in finale dei campioni, non puoi neanche pensare che sia la giocata del singolo, perché non è così. Insomma, tu dici essere talmente forte la Juventus, però la Juve è talmente forte in Italia. Esatto, cioè, la differenza vera con tutte le altre, cioè, dal Napoli incluso, che l'anno scorso ha fatto un campionato eccellente, cioè, il problema è che gli altri, quando entra il dodicesimo o il tredicesimo, è una cosa. La Juve, finché possono entrare anche in 15, 16, tra virgolette, giostrandoli, sono tutti fortissimi. Cioè, tutta la panchina di ieri nella Juve giocava titolare in tutte le altre squadre, tutte. Cioè, capisci che quando sei messo così per l'Italia... Avete vinto gli scudetti anche con 11 uomini, però, con quell'allenatore lì. Veramente siete ingenerosi. Io quando l'Inter ha vinto 6 scudetti di fila ero felicissimo e ringraziavo il Signore. Siete viziati. No, ma scusami. Questo sicuramente, dai. Ma scusami, con quel signore lì, guarda che con questo signore qua in realtà gli scudetti li ha vinti con la gente forte, eh. Chi ha vinto gli scudetti con Matri e Vucinic non era lui. No, giusto per dire.
vai a vedere le formazioni, che sarebbe Conte. Guarda che gli acquisti grossi li hanno fatti proprio dal primo anno con lui, più o meno grossi. Non è che li hanno fatti, credo, per indispettire Conte, tra l'altro. Ha continuato a vincere scudetti, è andato in finale di Coppa Campione volte, poi ce l'avete persi perché avete beccato Real Madrid e altre squadre nettamente più forti di voi. Cioè, dire però che no, non sta dicendo Marco che i risultati non danno ragione a lei. Sta dicendo voglio vedere il bel calcio perché se il campionato lo vuoi vincere ugualmente a stecca, magari Allegri ha un calcio molto pragmatico. Poi in realtà le migliori partite le ha fatte in Champions. Se tu vedi alcune partite ha fatto la Juve in Champions, contro il Barcellona, voglio dire, ha fatto la partita migliore che ho visto negli ultimi anni. Anche contro il Real qualche anno fa fece. Secondo me non ce l'ha lui proprio questa cosa del bel calcio. 200 euro bamba inclusa, chiede Ciccio. Magari ci può stare la partita dove come si chiama Dybala, Higuain, eccetera, eccetera, Tevez che si sono alternati, magari hanno fatto tutti quanti una bella partita corale, però un gioco vero, bello come può essere stato appunto quello che ha fatto il Napoli in questi ultimi anni, non ha mai avuto, però ecco, in realtà non sempre ti porta i risultati, cioè a memoria solamente il Barcellona è stato a livello europeo che è riuscito a coniugare tutte e due le cose. Io dico Milan. Oddio. Ah, bel gioco. Io dico finché, cioè è un discorso che secondo me sarebbe ancora rafforzato se poi Allegri non portasse i risultati, ma finché porta hai capito, se Allegri non portasse i risultati lo caccerebbero a coppini in due secondi, cioè è così, cioè figurati, ci manca che non porti i risultati. Questo tende a valere per tutti gli allenatori, però c'è questa cosa, va bene, io devo fuggire però, continueremo il discorso alla prossima volta. Va bene Marco, alla prossima, ciao ciao. Porta Torino per oggi. Quindi sta un po' morendo la teoria di Andrea di continuare a dire triplete, che non è stato esattamente un triplete di grande calcio champagne, onestamente. Beh, insomma, una finale vinta prendendo a pallonate l'avversario. Però Barcellona-Inter la sta scordando, sinceramente. Vabbè, ho capito. Quelli ci avevano i cascatori. Attenzione, no, da Cagliari sta uscendo uno in barella con l'aria al collo, Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao. Alla prossima. È stato il trionfo della giustizia quando l'Inter ha battuto il Barcellona, cioè il bene che vince contro il male. Sì, era anche un grande esempio di pragmatismo e gioco del merda, sinceramente. Più catenaccio di quello. Vabbè, ma io onestamente non avendo mai vinto un cazzo, c'è pulso un centrocampista in modo fuffa, tipo dopo 10 minuti, voglio dire, adesso non è che ce l'hanno provate tutte per farcela perdere quella partita. Eppure oggi siamo riusciti a parlare di Blade. Comunque il Torino lo vedo che secondo me se c'hanno altri 10 minuti la vince 52-0 sta partita. In realtà stanno al 77esimo, quindi c'è il tempo, ce n'è effettivamente. C'è anche il tempo per perderla. Effettivamente da tifoso della Lazio che non vince mai un cazzo, cioè lo spettacolo è l'ultima delle mie preoccupazioni, sinceramente. Ma me lo ricordo anche con Eriksson, onestamente. Poi a posteriori, secondo me, si poteva fare anche meglio. Però poi la vittoria, secondo me, è bel calcio. Oddio, non sempre, però. Vabbè, vince, ma il problema... No, non hai capito. La vittoria stessa è bel calcio. Cioè, Capello, che vince 1-0 con la botta di Massaro che entra al 78esimo, è bel calcio, hai vinto, punto. Quando vince, vabbè, è bel calcio. Non è che è calcio. Sempre Simeone, l'Atletico Madrid è insopportabile. Però se tu lo vedi sotto l'aspetto tattico, sì. Perché effettivamente se tu vedi una partita dell'Atletico Madrid, quello è perfetto. Cioè i giocatori si muovono in una sintonia difensiva che veramente non lascia pochissimi spazi. Cioè tu vedi una partita dell'Atletico Madrid, la squadra avversaria magari fa un tiro in porta, neanche tanto pericoloso. Quindi non puoi dire che non sia una squadra forte oppure diciamo organizzata. Però ovviamente a guardare sono orribili. Eccolo il Torino! No, fuori. Se tu imposti quel tipo di squadra in quel modo, come può essere appunto diciamo un Mourinho nel corso degli anni, ma Allegri già di meno, perché poi in realtà Marco è giusto detto che si chiamava la Juve, sì è vero, non gioca benissimo, però stanno male però, me la ricordo anch'io. Idi, tifoso della Juve, gli dà ragione, quantomeno non addormentarsi a vedere la Juve giocare senza necessariamente raggiungere le vette del Napoli, ma almeno stare svegli, a maggior ragione se paghi la fondata dello stadio. Ma ragazzi, ma guardate, facciamo cambio quando volete, guarda. Prendetevi la rosa all'allenatore dell'Inter, io mi prendo la rosa all'allenatore della Juve, gli facciamo indossare la maglia dell'Inter,
e mi accontento io di ma io rilancio, prendetevi il calcio champagne del Napoli che non vince mai un cazzo e datevi a Juve. Ma guarda, ma in realtà loro comunque, stanno facendo questo guarda, discorso lo stanno amico, facendo sì, forse certo. L'ultimo anno due, perché comunque avevano vinto già. Vabbè, no, c'è stata sempre un po' ste critiche. In realtà chi vince tanto li fa sti discorsi, cioè Real Madrid, bravo, ricordo che facevano i fazzolettini bianchi quando pure il Real Madrid fa questo discorso qua che sì, ma guarda, ma io sfottevo sempre. Sì, sì, ma sono d'accordo, Enzo. Guarda, io ho sempre detestato e schifato anche quei tifosi interisti che dopo 5 scudetti, insomma, solo lo scudetto vinciamo con 58 giornate. Tra l'altro, due l'avete anche rubati, quindi penso. Esatto. Ma voglio dire, ma goditele finché ci sono ste cose. Poi la Juventus, purtroppo, visto vincerà per i prossimi 250 anni. Però nel senso sono quelle d'accordo. Secondo me l'anno è l'unica che c'ha veramente un'ottica da squadra moderna, le altre sono rimaste veramente no, stanno proprio in un altro mondo, sì sì, assolutamente. Hanno preso Milan e Inter, che sono le uniche che potrebbero secondo me stargli dietro come tifosi, come gente. Forse più l'Inter del Milan magari, ma non hanno proprio cambiato la marcia e quindi cioè recuperare quella distanza ci vorrà un sacco di tempo se anche ci metti di impegni. Sì. Comunque, vabbè, insomma, cioè, odiamo sempre la Juventus in abbondanza, ecco, questo mi sembra un po'... Allora, vogliamo parlare un po' del prossimo turno, visto che questo... Intanto il Torino continua ad attaccare come un forsennato. Comunque, prossimo turno, Milan-Roma, Bologna-Inter. Bologna-Inter uno fisso, direi. Ma il Bologna chi lo sta allenando adesso? Il fratello di Inzaghi, l'abbiamo detto, l'avete vero, detto la settimana scorsa. Crotone, uno scorto! Mi dai, qualcuno può darmi invece un ragguaglio sul Serie B? Lo cerco io, guardate, voglio sapere cosa sta facendo il Crotone. Parma-Juventus, che ricorda sempre grandi cose, su DAZN. Fiorentina-Udinese su DAZN. Atalanta-Cagliari su Sky. Chievo-Empoli, DAZN. Lazio-Frosinone, Sampdoria-Napoli, Sassuolo-Genoa e Torino-Spal. Ma quindi, Vincenzo, scusa, toglimi una... Cioè, non c'è un solo sito streaming dove uno possa dare dei soldi e vedere tutte le partite? No, non c'è neanche un abbonamento con Sky che puoi fare. Con DAZN vedi 3 partite a settimana, non di più. Streaming. Per il resto devi fare l'abbonamento a Sky. C'è un altro modo per vedere le partite che posso insegnarti, che non è proprio quella roba lì, ma non va malissimo, devi un po' un attimino fare delle cosine, ma te lo insegniamo. Ho capito. Pezzotto fai solo un abbonamento, però. Ma non fai nessun abbonamento e non parlo di quello, parlo proprio di quello oltre il pezzotto. Ma stai parlando quello là di Samuele pure? Buonasera, e poi ve lo dico, è stato a rompere i coglioni, sei di Torrent, è a rompere il cazzo, dai. Oh, Brescia-Perugia 1-1, Cremonese-Pescara 1-1, Salerno-Palermo 0-0, Venezia-Spezia 1-0, tutti pareggi in Serie B. Verona-Padova 1-1, Ascoli-Cosenza 0-1 al 57esimo, Cittadella-Crotone, eccolo qua, 2-0 per il Cittadella, attenzione, Crotone a 0 punti. Oh. Secondo me il piano delle squadre della Serie B è finire tutte con lo stesso numero di punti. E così pensano che verranno tutte promosse in Serie A. Ma sai che c'è stato un anno che veramente c'era tipo a dicembre stavano con 4 punti di differenza tra la terza e la quart'ultima in Serie B. Serie B, Fabio, vuoi raccontarci cosa è successo quest'estate? Perché è stata un'altra grande estate di calcio italiano. Ah, tu dici col fatto del Bari, la Berlino... cazzo, ci sono 3 squadre in meno in Serie B quest'anno, non è proprio... No, è veramente un macello, sì. Non, guarda, in realtà non ho neanche seguito tantissimo. La cosa che stavo seguendo un pochino di più era quella del Chievo, che effettivamente si meritava tranquillamente di essere retrocesso, col Crotone che ci è rimasto veramente molto, molto, molto male, che voleva farla proprio... non partecipare appunto il Chievo, fare il ricorso, non so se poi l'ha fatto, l'ha continuato a fare, comunque voleva far giocare il Chievo, le prime due partite gliele voleva far saltare, c'è stato un po' di casino, in realtà ne potevano pure approfittare, perché poi ha 19 squadre in questo momento, giusto? Con una che riposa. Sì, quindi ogni settimana riposa uno. Hanno mantenuto quella, guarda, in realtà forse da un certo punto di vista è meglio così, perché veramente erano inguardabili. Vi rendete conto il campionato cura che gira, ruota, che si riposa, che cazzo facciamo oggi? Organizziamo il calcetto. È come la NFL, cioè il bye week. Cioè... Esatto. Vabbè, comunque che poi erano 20. Sì, ma fatto perché a un certo punto non sapevano che cazzo fare con queste 3, quindi hanno detto ok, partiamo a 19, poi si vedrà, poi li recuperiamo dopo. Ma perché poi non ne potevano ripescare una di quelle là che era scesa in Serie C, no? Ma quello hanno fatto ricorso, che vogliono essere ripescate, però il presidente DB ha detto no,
si parte a 19. Sì, ma che cazzo fai ricorso adesso? Ma che fai? Il campionato lo blocchi, lo ricominci? Cioè, che te vuoi inventare adesso? Ma infatti questi ricorsi qua sono, vengono sempre rigettati praticamente. Però non capisco perché non ripescare, cioè, comunque non una delle retrocesse e farlo partire a 20. Ma perché non sapevano quale ripescare? È perché tu se scegli una delle tre fai incassare le altre due. E no, quindi vabbè, hanno detto, ok, evitiamo il problema. Aspetta. In genere funziona con chi è che è arrivata prima, più alta in classifica. No, c'era un discorso in cui dovevano scegliere, ci sono delle valutazioni diverse quando fai ripescaggio, c'è proprio una legge sportiva. Ah, ok, quindi pure per bacino d'utenza. Una roba cosa del genere, e quindi secondo me erano abbastanza incastrati in questa roba. Perché poi c'era qualcuna anche coinvolta in delle cazzate, c'è una roba complicatissima. Comunque il Genoa sta vincendo e sta giocando ancora con la pippa della Roma, il Genoa? Un difensore fallosissimo pazzo? Burdisso dice No, mi sembra che bella la posizione. No, la posizione è 40 metri fuori. Andato, no, mi pare che sia andato Burdisso. Ok, mannaggia, prendi il Genoa. Se fa un altro gol, è salvo per differenza reti praticamente. Sì, assolutamente. No, ma è già salvo adesso. Beh, la SPAL mi sembra che abbia già festeggiato la permanenza in Serie A questa sera, no? Sì, 6 punti. Ma sembra una cazzata, ma gliene servono 20-25. Farne 6 in due partite. L'anno scorso era partita con 4. No, vabbè, 20-25 no. L'anno, mi pare che gli ultimi 2-3 anni è stata più o meno sui 34 punti la quota salvezza. Allora, lo vediamo subito, così non stiamo a dire cazzate. Classifica, campionato 2017-2018. Voi dite altre cose intanto. Hai tipo la tastiera più rumorosa del mondo. È una bellissima tastiera meccanica, ma è il microfono che è ipersensibile, quindi... Ah, se no hai il microfono vicinissimo alla tastiera. È abbastanza, no, ma è un microfono di alta qualità e quindi capisci, insomma, a fare cose intanto vi dico che così faccio una promozione shameless per il mio podcast. Ho deciso di acquistare un programma di registrazione professionale spendendo ben $17.95. Dopo che ho perso tipo 4 episodi del nostro podcast causa problemi. Programma di registrazione, che intendi, perdonami? È un programma per registrare, si chiama Total Recorder. Ma tipo la cosa più inutile del mondo, onestamente. No, perché io ho usato MP3 Skype Recorder, le varie minchiate. Ah, ok. E ho perso 4 puntate. E Tommaso De Benetti, che è un uomo che salutiamo, e che ha e l'amico Carlo, che hanno cura del proprio tempo, non erano molto felici della cosa, quindi ho deciso di investire. No, ma 18... secondo me c'era della roba gratuita, tipo quella che sto usando io, che funziona benissimo e che non ti dava problemi, ecco, magari chiedi. Però non hai speso io... un miliardo comunque. Quando sono in difficoltà amo la soluzione di lanciare del denaro in direzione di persone che possono risolvere i problemi. Ma il rischio è che non ti lancia. Allora, si sono salvate Benevento 21 punti, Verona 25, Crotone 35. 35, ho tanti 35 punti, ragazzi. Quindi SPAL 38 l'anno scorso. Ma in tutto questo sapete che è impossibile che in due giornate non mi ricordo neanche un giacchierini d'oro, proprio di quelli da super clamorosi, mi confermate? Beh, insomma, Ronaldo si è mangiato un bel gol ieri. Dai, no, gliela tocca il portiere, dai. Non l'ho vista la partita. Vabbè, sì, la tocca del portiere per questo. Gliela tocca il portiere, gliela butta portieri, sui piedi. Qualcosa proprio di clamoroso, niente, neanche di Dori. Andanovic stasera. No, la tocca pure la direzione, non c'entra niente. Andando. Però abbiamo deciso di eliminare i premi, che era una roba un po' rottura di coglioni da fare. No, così, era così divertente. No, se vogliamo farli, sì, però non possiamo vederli. Quindi, secondo me. È un po' no, io li tengo la pagina, quindi li segno. Ah, sì, però sì, okay. Non li ho proprio detto, non li ho proprio notati. Io tengo pure segnati i 5 punti dell'Inter. Siamo vicino alla conclusione. Sì. Vogliamo fare i pronosticoni? Perché non segni i pronostici invece, Fabio? Facciamo il pronostico solo sul posticipo. I pronostici non servono a un cazzo. No, solo sul posticipo e facciamo una classifica. Alla fine uno paga. Allora serve. Paga cosa? Sì. Che cazzo lo so, poi decidiamo. Il microfono a... Vabbè, prossimo posticipo. No, sulla partita del lunedì facciamolo, dai. Roma-Atalanta. Questo è tosto, io dico che fanno un pareggio. No, dammi il risultato esatto con i marcatori. No, i marcatori no, che io e Andrea non siamo in grado assolutamente. Risultato esatto. X, pure io dico X. X, Fabio ha detto X? Risultato esatto 2-2. Ma non lo so, Andrea? 2-2, sì, confermo.
Vabbè, allora io dico vittoria della Roma, se no me la fare troppo, che poi loro vincono. Tanto 5-1 della Fiorentina, e ha segnato anche Benny Benassi. Beh, comunque sì, 5-1, c'era Simeone in tribuna, Simeone padre. Sì, c'era sì. La Roma, comunque la vittoria a Torino si è rivelata importante alla fine, cioè il Torino si è messo a giocare a pallone e l'ha sfondato l'Inter, eh. Ma penso più per problemi dell'Inter che per meriti del Torino, però, no? Bisogna vedere. Secondo me è una squadra costruita bene il Torino. Un po' lo diciamo un po' tutti gli anni, eh. No, in realtà sto giocatore Meite, sto pure non so di che nazionale, da forse. È che ha segnato, tra l'altro. Sì, ma pure col Torino, pure con l'Inter era stato il migliore in campo del Torino. E mo stasera ha segnato anche, se confermato, aveva fatto un dribbling, poi ovviamente io l'ho visto solamente a Dolde Benji fare quei dribbling così, comunque, se lo vedi. cioè quel sarebbe il dribbling da Oli e Benji? Che salta quello che poi salta un uomo che parte in scivolata e bravo, in scivolata esatto. Per 20 minuti? Esatto, se lo vedi, se tiri l'azione del gol, ha fatto male, ha scartato proprio così il difensore dell'Inter. Attenzione, Cagliari-Sassuolo, siamo al 97-44 e l'arbitro è andato a guardare la VAR. Sì, che poi è il rigore, penso che glielo darà anche. Attenzione, l'arbitro, in diretta, seguiamocelo, secondo me dà il rigore. Braccio che si chiude, rigore. Che sta andando... Sì, sì. Rigore? Rigore, sì. Non era larghissimo, però è decisione difficile. Ma che ha dato 8 minuti di recupero? No, secondo me si erano fermati prima questa decisione, non capisco. Stai da 4-5 minuti, poi succede l'episodio. L'ha presa bene l'allenatore del Cagliari. Beh, immagino, prendessi un rigore VAR al 98. Esatto, l'ha preso la Lazio l'anno scorso alla Fiorentina su una roba ridicolissima e hanno perso la testa. Ah, 97esimo, quasi secondo tempo supplementare. Dimmi. Ma gli insopportabili juventini poi hanno smesso di rompere i coglioni sulla VAR oppure ancora è vista come il fumo negli occhi? Attenzione, 2-2, ragazzi. Secondo gol, comunque. Beh, credo si sia un po' ormai data per scontata la VAR ovunque. Credo che quest'anno dovrebbe esordire addirittura in Champions League verso i quarti. Sì, ma quest'anno l'hanno depotenziata la VAR, Beh, mi sembra stia funzionando meglio, quantomeno. No, cioè... l'hanno depotenziato. Il fatto che cioè? se l'arbitro per lui, vedendo l'azione, reputa giusta, non guardano la VAR. Beh, anche l'anno scorso era così. Ma solo alla Juve l'anno scorso. No, reputa giusta cosa? Se sì. Per esempio per l'arbitro non è il rigore, non va a guardare la VAR. Anche l'anno scorso era così. E infatti sì. La Lazio si è incazzata un sacco perché non ci andavano a vedere gli episodi suoi. Non perché decideva diversamente, non ci andavano proprio. Cioè, sono stati un paio di episodi clamorosissimi, tipo Lazio-Torino, che è la roba più scandalosa che c'ho in mente, con l'arbitro che c'aveva poi i Totti nel profilo Facebook, scemo, Giannetti, insomma. Non c'era proprio... cioè, non c'è andato. Una roba assurda. Sembra che invece stiano valutando più episodi e stiano facendo decidere molto più alla VAR quest'anno, invece, al contrario. E l'arbitro ci va solamente quando è molto dubbio e gli dicono guarda prendi la giusta decisione, altrimenti se per loro l'episodio è clamorosamente cambiato. Attenzione, l'Inter prova al 92esimo, grande parata del portiere del Torino, e altrimenti decide la VAR e non ci vanno. 6-1 per la Fiorentina intanto. Simeone. Spalletti stasera, quindi allora sbrocca di nuovo. Ma 6-1 con Pioli ancora in panchina? Ah, ma Benny Benassi ha fatto la doppietta, me l'ero perso. Sì, c'è ancora... penso che Pioli non ha mai fatto 6 gol in vita sua. Vabbè, no, non ha fatto una grande stagione. Beh, no. Ma è con... cioè, è con la Fiorentina che squadra... chi è che sta pestando della carne? No, non sono i fuochi d'artificio che a me fanno ogni due giorni qua, non so mai. Pensavo che era solo a Napoli sta cosa. Vabbè, vuoi festeggiare Maradona, credo, ogni due giorni, no? No, ogni giorno. I carichi di droga. No. Le tasse di Maradona, credo, si festeggiano. No, sparano che vengono quelli là con le sigarette di contrabbando e sparano le botte per segnalare. Le sigarette di contrabbando? No! Ma sul serio, Top? Tutte le sere sparano le botte qua. Sì, sì. Ma attenzione, ma esistono ancora le sigarette di contrabbando? A Napoli sì. Ma che cazzo ci fate che non fumerà neanche più nessuno, tra l'altro? Cazzo. Cioè, non esistono più nessun posto di Italia. Non so se sei d'accordo, Andrea. Al lago di Como, hai visto mai uno vendere sigarette di contrabbando? No, cioè, non ci sono banchetti con... si vendono le Marlboro per ma qua non ci... Ma qua non ci sono i banchetti, ragazzi. Bene, uno che spara in aria e ti dice scendi che vendono le sigarette di contrabbando. Cioè...
Vincenzo, si conosce chi è che vende le sigarette? Tu vai vicino, mi dai un pacchetto? Quello sì, è come gli spacciatori di droga, però, come la serie. E quanto costa un pacchetto di sigarette di contrabbando? 2,50 euro. Quanto? Dov'è? Si è informato, però. 2,50 euro. Sa chi che lavora con me che se le compra, sì. Oh, attenzione, ma... accuse pesanti quando arriva la droga, spara di fuochi d'artificio. Ma non ci posso credere, ero convinto fosse un mercato morto degli anni 70. No, vabbè, ma io scusa, quelli vendono i capelli di Maradona, se non vendono i capelli. Vabbè, però dovete dire pure che io lavoro spesso nella sanità di Napoli, quindi è un mondo a parte. Quindi si vendono anche gli organi, però sparano due volte. Quando vendono gli organi, signori, era bella sta battuta, pure Fabio una risata, cazzo. Signori, io vi saluto, abbiamo finito, le partite sono finite, vi do i risultati finali. Aspetta, diamo almeno il voto di squadra cretina, scusami. L'Inter sicuramente. Hai ragione. Allora, Inter vince il campionato oggi, però. Ho il Milan, io tra tutte e due, Inter e Mi, però dai, l'Inter che non vince in casa, pure no, l'Inter, il Milan è col Napoli. Non ho capito, ci sono anche le sigarette elettroniche di contrabbando. No, dico lì il Napoli cioè il Milan alla fine col Napoli, l'Inter in casa col Torino, secondo me è peggio. Quindi vabbè, sì. Enzo, dico Inter perché c'ha un punto in due partite, va. Allora grande Inter che va 10 punti in ha vinto il campionato, grandissimo. Prende già. Risultati finali: Spal Parma 1-0, Juve Lazio 2-0, Napoli Milan 3-2, Cagliari Sassuolo 2-2, Frosinone Bologna 0-0, deve essere stata una partita di quelle proprio brrr, che brividi. Genoa Empoli 2-1. Tra l'altro mi sono scordato di parlare di Spal Parma che ho visto oggi. Inter Torino 2-2, Udinese Sampdoria 1-0. Io vi ringrazio, vi saluto, grazie ad Andrea Squacquerotti. Ciao a tutti. Ciao a Fabio Nasti. Ciao ragazzi. Ringraziamo Simone Magni che ci è passato a salutare e il nostro carissimo ospite Vincenzo Salese, Top Dog. Ciao ragazzi, dai, è top. Ciao a tutti. Ciao.